Signore e signori, buongiorno e benvenuti negli studi di Event Ida, dove trasmettiamo la seconda tappa del Sustainable Tour. Una seconda tappa un po' diversa dalla prima che abbiamo fatto il 31 marzo scorso, perché come vedete finalmente siamo riusciti ad avere parte degli ospiti qui in studio. E questa, Maurizio, mi sembra già una buona notizia, non è vero? Certo Luca, assolutamente. Ma questa non è l'unica novità di questo secondo appuntamento. Questa volta, oltre ad essere live sui canali di Trasportare Oggi e Vadetorno, siamo anche sulla piattaforma di Ecomondo, che sta mandando in streaming questa diretta. Esatto, e allora Maurizio, io comincerei subito col ringraziare chi ci ha permesso di essere qui oggi e poi a presentare i nostri illustri ospiti. Quindi grazie innanzitutto, come detto, ad Ecomondo che ci ospita per questa diretta, e grazie soprattutto ai nostri partner tour, che sono Alice, Iveco, Mercedes-Benz Trucks, VDO e ZF, e ai nostri media partner che ci hanno supportato nel promuovere questo evento. Come dicevamo, abbiamo finalmente ricominciato ad avere ospiti in presenza, quindi partirei col presentare gli amici qui in studio. Alla mia destra Alessio Citran, che è Business Development and Institutional Relations Manager di Continental VDO, Fabrizio Buffa, Iveco Italy Market Alternative Propulsion Manager, Alma Fazzolari, delegata Asso Telecomunicazioni, e Franco Fenoglio, presidente di End Forward. Poi in remoto abbiamo collegati Francesco Morace, che è un sociologo e docente di Social Innovation al Politecnico di Milano. Poi leggo le cariche perché sono lunghe. Abbiamo con noi Domenico Andreoli, Head of Marketing PR and Homologation Mercedes-Benz Trucks Italia, Marcello Di Caterina, vicepresidente di Alice, e Paolo Vivarelli, responsabile marketing OE ZF Italia. Ecco, mentre sempre collegato con noi in remoto c'è l'amico e collega Paolo Volta, che come ormai sapete è il coordinatore didattico di Event Ida, che questa volta, scusate il termine, il gioco di parole, svolgerà un ruolo un po' diverso dal solito, cioè non farà la sua relazione iniziale, ma ha preparato infatti una serie di cartelli, come nella migliore tradizione delle migliori trasmissioni televisive, che ci aiuteranno nel dibattito per inquadrare i temi che abbiamo individuato. Quindi benvenuto Paolo anche a te. Salve, buonasera a tutti. Però Luca, non abbiamo ancora detto di cosa parleremo oggi, qual è il focus. Hai ragione Maurizio. Del nostro incontro. Anche perché questa volta abbiamo deciso di dare un taglio un po' diverso rispetto al solito, cioè non metteremo al centro i veicoli e le tecnologie, di cui ovviamente ne parleremo, però abbiamo deciso di mettere al centro l'uomo, cioè ovviamente l'elemento umano che con tutte le sue declinazioni è il protagonista, diciamo, della nostra filiera. Infatti l'uomo come elemento centrale per un trasporto sostenibile è il titolo di questo incontro. Ma prima di iniziare vorrei dare la parola a Mauro Delle Fratte, che è l'exhibition manager di Ecomondo, per un doveroso saluto, visto che ci ospita non solo qui in questa diretta, ma soprattutto ci ospiterà anche nel finale del Sustainable Tour, finalmente in presenza a Rimini, vero Mauro? Eccomi, buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ospiti in presenza e collegati da remoto. Allora, ringrazio voi innanzitutto perché mi fa piacere rinnovare la nostra collaborazione, quindi con Trasportare Oggi e Vadetorno nel Sustainable Tour. E come avete anticipato, saremo a ottobre in presenza, le fiere dal 15 giugno ripartono, ci sono dei rinnovati protocolli che poi fanno parte un po' anche dell'esercizio che ci ha consentito di svolgere come Italian Exhibition Group alcuni eventi nel 2020, e avremo sicuramente un miglioramento, come abbiamo introdotto lo scorso anno la parte digitale, che ha consentito dopo tanti anni di avere un po' un Ecomondo tutto l'anno. Quindi siamo riusciti a riunire le community in 5 appuntamenti che abbiamo definito delle week digitali, una di quelle in cui oggi siamo ospiti insieme a voi, è la quarta week digitale, la quinta sarà a settembre, anticiperà tutte quelle che sono le novità degli espositori, quindi sarà un po' più focalizzata sia sull'innovazione di prodotto, di soluzioni, in vista della fiera fisica un mese dopo, dal 26 al 29 ottobre, sarà focalizzata anche sui temi della COP26 che si svolgerà dal 1 al 12 novembre
a Glasgow e quindi anticipo il fatto che ci siamo anche spostati su ottobre principalmente per questo motivo, per essere anche un po' un trampolino di lancio di tutta una serie di contenuti che poi verranno affrontati dall'1 al 12 novembre. Quindi direi che le novità sono tante. Penso che il nostro settore abbia reagito a uno scossone importante. Sentiamo veramente tanta voglia di tornare in presenza, tante novità sono state in qualche modo anche rimandate e abbiamo voglia di rincontrare i nostri clienti e i nostri clienti hanno voglia di rincontrare i loro clienti a loro volta. E quindi, insomma, rilancio, l'appuntamento a ottobre e vi ringrazio nuovamente. Buon inizio per questo webinar di oggi. Grazie, grazie Mauro e quindi arrivederci a tutti a Rimini a fine ottobre. Buttiamoci ora a capofitto, direi, nel nostro tema di oggi perché gli ospiti abbiamo visto sono tanti e anche di grande prestigio. E visto che abbiamo reso protagonista gli operatori del nostro settore, per inquadrare un po' il discorso partirei da l'accennare una nuova iniziativa europea e chiedo a te, Maurizio, ce ne puoi parlare un attimino? Certo Luca, durante il lockdown abbiamo chiamato eroi gli autisti dei camion, però la realtà è che questi autisti non trovavano un posto dove mangiare, non trovavano un posto dove poter andare in bagno addirittura. Quindi proprio partendo da questa situazione, tre grandi associazioni internazionali dell'autotrasporto, l'IRU, l'ITF e la GSA, hanno fatto una specie di carta del conducente, driver charter l'hanno chiamata, e sono sostanzialmente una serie di punti che dicono come dovrebbero essere trattati gli autisti, cioè dovrebbero trovare un bagno, dovrebbero trovare un posto dove potersi riposare, dovrebbero trovare un posto dove poter mangiare. E poi sono anche andati un po' più avanti e hanno anche come dire, cercato un modo di favorire l'ingresso delle donne e dei giovani in questo mondo, perché le percentuali sono veramente bassissime, sotto il 20%. Per inquadrare, diciamo, il ruolo sociale anche dell'autista, abbiamo chiamato Francesco Morace, che è un sociologo e a cui darei la parola, se ci può appunto dire qualcosa sull'argomento. Certo, molto volentieri e intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È molto interessante ragionare insieme a voi su questi aspetti che riguardano davvero non solo i massimi sistemi, no? Quando si parla di sostenibilità siamo abituati a ragionare sui massimi sistemi della politica, delle istituzioni. In realtà quello che io oggi invece vi vorrei spiegare e raccontare sono gli impatti reali, concreti sulla vita delle persone di questa nuova dimensione della sostenibilità. Per fare questo ho preparato un'unica slide, una sorta di matrice, dove voi potrete in qualche modo osservare alcuni elementi che in qualche modo andranno a caratterizzare il mondo del futuro, dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Come sapete, si è scatenato un dibattito durante la pandemia, e questo avverrà anche dopo. Su chi pensa che saremo migliori, chi pensa che saremo uguali o peggiori. In realtà io credo che saremo sicuramente più consapevoli. Poi il migliore e il peggiore, no? Sono categorie difficili da discutere, ma non c'è dubbio che alcune cose le avremo imparate, no? Le avremo imparate a partire da quello che già è stato detto, cioè prendersi la responsabilità di rendere più sostenibile e quindi anche più vivibile. La vita, ad esempio, di chi fa questo mestiere e che durante il lockdown e questi mesi ha sicuramente sofferto un po' di più, no? Rispetto a ciascuno di noi, è stato più esposto. Lo stesso potremmo dirlo per le cassiere dei supermercati, cioè dopo gli infermieri e i medici, sicuramente chi ha in qualche modo aiutato a sostenere il vivere civile, il potersi in qualche modo poter sopravvivere anche soltanto attraverso il grande servizio che danno su tutto il territorio, credo che a loro si debba davvero riconoscere un'importanza che purtroppo al momento
non è così visibile. Quindi c'è un elemento di grande responsabilità, no? All'interno di quella matrice che avete visto. Ma poi soprattutto il concetto di sostenibilità ha cambiato pelle, no? In questi ultimi 20 anni siamo passati da gruppi minoritari, battaglieri, di ecologisti militanti che proponevano questa visione che molto spesso era anti-industriale, anti-consumo, era anti-tutto, invece ha una consapevolezza, noi abbiamo dei dati anche di ricerca che lo dimostrano, che è invece molto più diffusa. In Italia, ad esempio, le persone sensibili al tema della sostenibilità hanno superato la metà, siamo intorno al 60%, ed è importante questo riferimento anche ai giovani e alle donne. Sono contento che anche il vostro mondo cominci anche a ragionare su una maggiore integrazione, perché sono proprio le due categorie più sensibili al tema della sostenibilità e della qualità nuova della vita. Sicuramente il mondo femminile lo è sempre stato, ma sorprende la straordinaria incisività di un mondo giovanile, anche molto giovane, parliamo di ragazzi 15, 16, 18 anni, che considerano il tema della sostenibilità assolutamente al centro anche dei loro comportamenti quotidiani. Ecco, questo è un elemento che dobbiamo considerare con grande attenzione. L'altra cosa è stata detta, ma la ripeto e la sottolineo. Alcune cose che abbiamo imparato durante il lockdown, ecco, vedete lì in alto l'inclusione digitale, non ce le dimenticheremo più. Quindi tutti noi vogliamo tornare in presenza e tutti noi aspiriamo ad organizzare, ad esempio, un incontro come questo la prossima volta tutti insieme, ma non ce lo dimenticheremo Zoom, non ci dimenticheremo che esiste anche questa possibilità. Quindi andremo incontro a dei modelli misti in cui il digitale, pensate che in Italia parliamo ad esempio di lavoro a distanza, smart working, in Italia si è passati in una settimana da 500.000 persone che avevano un'attività di smart working a 8, 10, 12 milioni. Forse smart working non è il termine più corretto, diciamo pure telelavoro, ma hanno imparato a farlo e hanno superato tutte le diffidenze perché era necessario farlo. Allora, nessuno credo immagina un mondo in cui lavoreremo sempre solo da casa, però magari uno o due giorni a settimana questa cosa sarà possibile e la faremo. Quindi ecco, quello che voglio sottolineare è che per sostenibilità oggi dobbiamo intendere questa nuova responsabilità rispetto a una relazione dell'umano, ed è molto bello che voi abbiate messo al centro la dimensione umana, perché lo ricorderete, prima del lockdown e della pandemia si parlava sempre solo di intelligenza artificiale. Allora, abbiamo scoperto che l'intelligenza artificiale è straordinaria nel momento in cui bisogna applicare o dei protocolli o raccogliere informazioni, avere memoria straordinaria, ma è assolutamente stupida nel momento in cui si tratta di rivedere la qualità delle relazioni umane. Questo lo possiamo fare solo noi con la nostra intelligenza, ed è quindi uno dei motivi per cui è importante rimettere al centro la dimensione umana, no? Un futuro più umano, dove l'intelligenza artificiale, le tecnologie e il digitale ridiventano per fortuna anche dei servitori che vanno proprio a supportare le nostre, diciamo, esigenze. E allora qui vedete le catene sostenibili di fornitura, no? Che tanto sono importanti anche proprio nella vostra attività, ecco, diventano un assoluto mantra. Cioè oggi per sostenibile si intende anche la famosa economia circolare, dove all'entrata e all'uscita dei prodotti bisogna davvero creare dei processi, delle catene che siano delle catene della fiducia costituite di nuovi percorsi che siano assolutamente sostenibili. È chiaro che la mobilità è al centro di tutto questo, è chiaro che le nostre città hanno cambiato faccia e vedrete che questa idea della città a 15 minuti prenderà piede nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Tutte le grandi capitali europee nel mondo si stanno riorganizzando più per quartieri, in modo tale che ogni quartiere abbia il proprio centro. Non esisteranno più periferie senza centro, esisteranno dei quartieri che avranno una loro, diciamo, compattezza dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista della mobilità, dal punto di vista della sostenibilità. Quindi è davvero un concetto che va ad attraversare tutta la nostra vita, tutti i settori, ed è, io credo, molto importante che il vostro sia un mondo che io ormai conosco già da tempo, che si è posto il problema prima di tanti altri. Quindi cerchiamo e cercate di utilizzare questo vantaggio anche
competitivo nell'averlo immaginato prima, nel proporre qualcosa che sia assolutamente vivibile, comprensibile, accessibile, ed è secondo me molto bello che si cominci anche a ragionare sulle qualità di vita di chi poi questo mestiere lo fa e di chi questo lavoro lo porta avanti. E quindi dal mio punto di vista, complimenti, da sociologo vi dico che è assolutamente la direzione corretta, importante ragionare anche su un rapporto intergenerazionale e quindi portare dentro al vostro mondo persone più giovani, altre categorie, altre generazioni. E poi io comunque ascolterò tutto il vostro, il dispiegarsi del vostro dibattito, e sarò qui anche alla fine per insieme provare anche a tirare le fila di questi ragionamenti. Quindi intanto grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a te Francesco, davvero una panoramica completa che ha visto toccare un po' tutti gli aspetti etici, sociologici, professionali, tecnologici, eccetera. Quindi a questo punto io vorrei coinvolgere i nostri ospiti, partendo da coloro che sono qua in studio, per un breve commento su quanto ha detto il nostro sociologo. Partirei da Fabrizio Buffa. Fabrizio, a te. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Partirei prendendo spunto da alcuni dei box che abbiamo visto prima. Abbiamo parlato per esempio di Green New Deal e questo qui ci riporta, ci riporta un po' nel passato, no? Di circa un secolo, al New Deal degli anni 20 del Novecento. Qualcuno, per via un po' dei primi mesi, diciamo, di ripresa dopo quello che ha portato poi la pandemia negli ultimi due anni e quello che poi era stata la leggera ripresa dopo la crisi del 2008, l'ha anche paragonato questi nuovi anni 20, li ha paragonati a veramente dei nuovi anni 20 che possano davvero portare uno sviluppo necessario anche e soprattutto all'interno del settore dei trasporti. Questo oggi potrebbe essere possibile, abbiamo delle risorse importanti, abbiamo dal punto di vista nazionale il PNRR che sarà fondamentale per questo tipo di sviluppo, sarà fondamentale per sfruttare le risorse adeguatamente bene, in maniera intelligente, perché debbano dare comunque dei risultati di lungo periodo. Oggi abbiamo visto anche che laddove ci sono per esempio gli incentivi per il rinnovo del parco, laddove ci sono, tutto quello che viene messo a disposizione viene speso. Quindi la necessità di fare un avanzamento tecnologico, di fare uno switch verso la sostenibilità c'è ed è piena. C'è anche dall'altro lato lo sviluppo di tecnologie alternative, di carburanti alternativi, o parliamo anche di vettori energetici alternativi, quali l'idrogeno. Ci sono dei soldi stanziati per quello, si parla di 1,92 miliardi per il biometano, si parla di 4 miliardi credo per l'idrogeno verde, quindi comunque i fondi ci sono, bisognerà fare in modo che effettivamente li useremo con grandissima intelligenza. Grazie. A te Alessio Sitranne. Allora, buongiorno a tutti, ma io penso che l'intervento del professor Morace abbia sintetizzato in maniera veramente puntuale quelle che sono, come dire, le nuove variabili paradigmatiche del settore dell'autotrasporto. Non dimentichiamoci che, dico il nostro settore perché siamo tutti parte di questo bellissimo mondo, di questo bellissimo settore, è cambiato tantissimo nell'arco degli ultimi 15-20 anni. C'è stata una forte evoluzione del mercato, una forte evoluzione del veicolo. Oggi abbiamo veicoli che non sono più solo veicoli, sono delle vere e proprie piattaforme, e quindi è evoluta anche poi la tecnologia e la connettività che, come dire, sempre più rendono connesso questo settore. C'è un aspetto di questa evoluzione che a mio avviso è importante sottolineare, che è il tema della sostenibilità competitiva delle aziende, cioè la capacità dell'azienda di trasporto di stare sul mercato in maniera sostenibile ma anche appunto competitiva, quindi capace di stare in maniera economicamente sana sul mercato. C'è un aspetto però centrale di questa sostenibilità competitiva, che è l'aspetto umano, cioè l'aspetto legato alla professionalità e alla competenza dei conducenti. Aveva ragione Maurizio, noi l'anno scorso, tra marzo e aprile, parlavamo degli autisti come gli eroi dell'autotrasporto, no? Gli unici che ci hanno assicurato le catene distributive in un periodo di totale lockdown, mai visto, mai conosciuto prima. Credo che a distanza di qualche mese ce ne siamo anche abbastanza facilmente, come dire, dimenticati.
Quindi c'è un elemento centrale che è l'elemento umano, che è un elemento di valore di questa sostenibilità competitiva da cui non si può, come dire, prescindere. Quindi questo chiama in causa temi come la formazione, come la competenza professionale, chiama in causa non solo un tentativo sul breve periodo di attrarre nuove leve, nuovi giovani, le donne anche, assolutamente sì, ma chiama in causa anche un tema poi di medio-lungo periodo, cioè di reskilling di una professione che da qui ai prossimi 15, 20, 30 anni, con l'evoluzione tecnologica dei veicoli, sarà chiamata a nuove sfide. Nel 2050 l'autista convenzionale che oggi conosciamo, che guida un veicolo già tecnologicamente avanzato, sarà ancora un conducente convenzionale o sarà un logistics manager, per esempio? Quindi sono aspetti che secondo me meritano di essere approfonditi, ma che, ribadisco, hanno nell'uomo l'elemento centrale da cui non si può prescindere. Grazie Alessio. Alma Fazzolari. E ho ascoltato con attenzione ovviamente sia il sociologo ma anche ovviamente gli altri interventi, e come rappresentante delle telco mi sento di dire che questo momento di pandemia ha fatto sì che ci siamo aiutati tra mondi invisibili, perché anche tutti gli operatori delle telco non hanno mai smesso, anzi hanno lavorato sempre per andare a portare la connettività sia fissa che mobile, perché c'era proprio una richiesta umana di mio figlio non riesce a collegarsi a scuola, piuttosto che anche la parte del vostro mondo, perché per un autista trovarsi in un posto sperduto, se non funziona il cellulare, non riusciva manco a dialogare, e piuttosto che lo smart working. Sì, avete dato delle numeriche importanti, ma sapete cosa vuol dire per il mondo delle telecomunicazioni, da uno scenario di traffico che vede delle concentrazioni nelle aziende in determinati orari, da un giorno all'altro, vedere uno scenario di traffico capillare che deve garantire le video lezioni con tutto quel traffico? Vi dico solo che ogni settimana dovevamo rendicontare all'autorità, e tutte le aziende del mondo delle telecomunicazioni, ma le persone umanamente, non si sono mai tirati indietro, anche chi ci si è ammalato, ma voglio dire, è stata una cosa molto bella al fine di assicurare lo smart working, i trasporti, gli ospedali e tutto quanto. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è vero, l'intelligenza artificiale viene vista come elaborazione dei dati asettica, ma è anche utilizzata per aiutare, è anche utilizzata per poter dare assistenza a degli anziani o in alcuni ambiti dove nessuno nel momento della pandemia poteva entrare, e avere dei prototipi che in alcuni casi sono stati utilizzati proprio per aiutare la persona che è al centro del mondo, e come anche la guida assistita nel mondo del trasporto, che può dare tante informazioni importanti. Ovviamente il mondo delle telecomunicazioni quindi ha aiutato molto sia per velocizzare il più possibile e connettere sia dal punto di vista fisso e anche mobile, e per quanto riguarda la parte mobile, ovviamente un tema per noi dolente è sempre il fondo elettromagnetico, che vede l'Italia con dei limiti di 6 voltmetro rispetto a 61, che sono quelli europei, che sono stati un vincolo nel momento della pandemia ancora più triste, perché si poteva fare di più, ma tutto quello che era possibile fare il mondo delle telco lo ha fatto per aiutare il mondo del trasporto e tutti quanti, sempre per mettere l'uomo al centro e la donna al centro. Grazie, grazie Alma. Franco, penso che sull'elemento umano tu abbia qualcosa da dire, no? Ma credo che sì, ho passato la vita, credo, a parlare di questa cosa, e quindi mi fa molto piacere che ci sia questa possibilità con questo titolo, l'uomo come elemento centrale, perché io ci credo molto. Ecco, intanto volevo dire che è stata fatta una bellissima presentazione da parte di Morace, lo sociologo, ha fatto un accenno a una cosa che secondo me è importante. Lo smart working non è proprio il fatto di lavorare a casa, siamo gli unici al mondo che lo chiamiamo smart working, secondo me è remote working, perché non è smart essere a casa, è molto bello, lo dico sinceramente, è smart oggi che siamo qua in presenza, è la prima volta, mi sento quasi, dicevo prima, quasi nudo, era tanto che parliamo davanti a un computer, ci siamo un po' troppo abituati forse, no? Facile, accendo un computer, mi metto lì e poi dopo andiamo avanti. In realtà poi quando si spegne il computer si dicono tante cose, ma siamo tutti a casa e partiamo per un'altra strada. Ecco, l'uomo al centro è di fondamentale importanza,
Perché è importante questo discorso qua? Perché oggi come oggi i fenomeni sono sempre più complessi, sono sempre più difficili. Noi dal 2020 al 2030, anzi noi saremo anche al 2100 qua, perché troveremo qualche soluzione per esserci, noi non moriamo mai, quindi ci vogliamo anche essere nel 2100, assisteremo non a una evoluzione, no? Io mi ricordo nel 2010, quando ho cominciato nel 2012 con Scania, si parlava di business as usual. Avanti così, andiamo avanti. Oggi è rivoluzione, quindi sicuramente la gente deve prepararsi a delle cose molto particolari, no? E il Covid lo ha sicuramente accelerato. Io sto lavorando molto in questo momento come advisor di Octotelematica, dove stiamo lavorando sull'interconnettività. L'Alma Fazzolari ne sa sicuramente tanto, tanto più di me, ma ho imparato una cosa, che più uno entra in cose complesse e più ha bisogno degli altri. Quindi sicuramente non si può prescindere assolutamente dal fatto che si debba collaborare. Io per tutta la vita ho cercato di lavorare su quello che l'ho detto in tutte le salse, il concetto dell'ecosistema, no? Il fatto che tutti, giornalisti compresi, stampa, aziende, devono lavorare insieme. Molto difficile in questo paese dove la collaborazione è complicata, no? Lavorando in giro per il mondo, un uomo italiano è il migliore del mondo, due italiani fanno un problema, tre fanno casino, lo dico così in modo simpatico, siamo fra amici, non siamo capaci a collaborare. Questo è un gran problema, perché noi non possiamo più esimerci da questa cosa qua. Quindi ci vorrà qualcuno che ha la capacità di fare la sintesi, l'integrazione, ripeto, cito l'Alma perché di queste cose credo che ci dirà qualcosa anche dopo, quindi anche la parte pubblica dovrà collaborare con la parte privata senza vincoli e senza burocrazie. E poi voglio dire, alla fine, per chiudere questa cosa qui, noi stiamo citando un po' un nome in questo, abbiamo un po' coniato un nome nel nostro, in questo gruppo di lavoro che si svolgerà poi al 17 di settembre a Misano. Vi invitiamo tutti a questa bella giornata dove parleremo di, con Octotelematica e Ambrosetti, di questo progetto di telematica che è fondamentale. Siamo passati da dire da collaborazione, la collaborazione è difficile, molte volte siamo in concorrenza, no? A competizione abbiamo coniato il co-petizione, il fatto di cercare nell'ambito della competizione di ogni singolo, perché la collaborazione a volte non è possibile, a volte siamo in concorrenza, ma fare quel passo avanti lungimirante e quindi avere questa visione di lungo termine che consenta a chi deve decidere di magari fare un passo indietro, pensando che quel passo indietro possa aiutare tutti, e un domani la sua azienda che magari farà dei passi più lunghi perché ha accettato magari di fare un qualcosa insieme agli altri. Quindi cooperazione, che è la competizione con la collaborazione, penso che sia un termine, è tanto di moda dire queste cose di questi tempi, che possa guidarci nel prossimo futuro, sempre però con quel titolo che a me piace tantissimo, usiamolo di più. L'uomo è fondamentale, più i fenomeni sono complessi, più le cose diventano difficili e più l'uomo è importante, quindi la competizione deve essere fatta non fra noi ma per un bene futuro. Grazie Franco. Passiamo adesso ai nostri ospiti in collegamento. Darei la parola a Paolo Vivarelli. Sì, sicuramente tutti i temi che abbiamo già trattato anche dalla presentazione sono tutti interconnessi tra di loro. Io mi vorrei soffermare brevemente su quello che è il punto di vista dell'azienda, anche di fornitrice di componenti del settore automotive e non, soprattutto su quello che è il rapporto di impatto ambientale e tecnologia. E credo che non ci si possa più permettere che la tecnologia vada a discapito dell'ambiente, ma che innanzitutto la tecnologia sia sostenibile e venga considerata già questa sostenibilità del prodotto finito fin dalla sua progettazione. È importante che poi dopo anche nel corso della sua vita, quindi la manutenzione necessaria per mantenere efficiente, la trasformazione e il riciclo a fine della vita, debba essere veramente già organizzata, e quindi al fine di ridurre proprio al minimo quello che è lo smaltimento indifferenziato, che poi dopo è dannoso da un lato per l'ambiente, ma soprattutto si va a sprecare anche delle risorse, dove vediamo anche in questi giorni che le quotazioni delle materie prime stanno schizzando. Quindi è anche lì importante sviluppare e implementare dei programmi di rigenerazione dei vari componenti, che abbiamo visto anche come azienda, che ci porta in termini di risparmio delle risorse, per esempio dal 50 al 90%,
di materie prime e che anche come consumo di energia e risparmio della CO2 possiamo arrivare anche fino al 90%. Quindi sono delle, sicuramente delle best practice da seguire e da tenere presente dall'ideazione, diciamo, del prodotto stesso. Grazie, grazie Paolo. Marcello Di Caterina, ci dici qualcosa? Sì, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Intervenire, diciamo, alla fine dopo aver ascoltato autorevoli operatori e interlocutori sul tema è sempre un po' difficile perché sono state dette tante cose e tante cose giuste. Io, come Alice, oggi abbiamo ricevuto qui negli studi di Alice Channel il viceministro Morelli che, quasi è stato un caso, ha rimesso, ha parlato di trasporto e di logistica mettendo al centro la persona, no? Quindi questo tema della persona e della valorizzazione della persona, ed è un fatto positivo, ed è entrata anche in un ambito di ragionamento politico-istituzionale. Quindi questo è un dato, talvolta parliamo sempre in maniera un po' critica di chi ci governa, questo vuol dire che invece c'è un qualcosa che sta cambiando rispetto a quello che è accaduto fino a qualche tempo fa. La persona torna al centro, diceva bene prima Alessio Sitran, che saluto tra l'altro, essendo anche lui, voglio dire, socio della nostra associazione. Che cosa ci aspettiamo da queste persone? Effettivamente il camionista di un tempo, domani, per poter essere all'avanguardia e poter essere alla guida di quei nuovi mezzi che Franco Fenoglio, che saluto, conosce molto bene, probabilmente dovrà essere un manager, perché non avrà più, avrà delle necessità diverse, avrà delle tecnologie diverse e dovrà quindi interfacciarsi con un mondo che non è più quel mondo che rappresentava prima. Quindi noi come ARIS spingiamo e continueremo a spingere sulla formazione, mettendo al centro la persona. Abbiamo chiuso una serie di accordi con tantissimi centri EITS, università, politecnici, proprio per dare l'opportunità a questo percorso che parte sin dai giovani, per dare l'opportunità a tutti di rimettersi al centro rispetto a un periodo post pandemia che, come dicevamo prima, ci ha messo un po' in difficoltà rispetto a una serie di situazioni che abbiamo dovuto purtroppo digerire, e quindi la difficoltà anche nelle telecomunicazioni, diceva bene prima la signora Frezzolari, diceva appunto attenzione perché è cambiato un modello. Su questo siamo assolutamente d'accordo, però adesso abbiamo tante opportunità per rendere di nuovo, rimettere al centro la sostenibilità sociale, e anche per evitare che poi tutta la polemica politica vada ad urtare su licenziamenti sì, licenziamenti no. Cerchiamo di essere un po' più pragmatici e rispettare quelli che sono i progetti e gli investimenti delle aziende, perché le aziende lo stanno facendo con grande sacrificio, hanno cercato comunque di ripartire, e tra l'altro nel nostro mondo, come tutti sapete, noi al di là di non essersi mai fermati, ma noi non ci siamo mai fermati non da remoto ma in presenza, perché senza la presenza di queste persone, di questi uomini e di queste donne che quotidianamente hanno garantito al paese di avere i supermercati pieni, le farmacie piene, gli ospedali e tutto quello che è stato necessario durante questi due anni, un anno e mezzo, ritengo che noi abbiamo dato un esempio enorme. Questo esempio va replicato e va riportato al centro di tutti i ragionamenti politici, perché è la persona che fa e dà l'opportunità al sistema paese di vincere le proprie sfide. Io credo che su questo siamo tutti d'accordo, poi magari in un intervento successivo avrò ogni modo l'opportunità di allargare un po' la visione anche ad altri temi che stiamo affrontando in questi giorni, con istanze che arrivano da tutto il mondo dell'associazionismo, in modo particolare di Alice, che tra l'altro dal 1 al 3 luglio, visto che Franco Fenoglio ha pubblicizzato un evento di Ambrosetti che arriverà fra qualche tempo, noi dal 1 al 3 luglio invece lui è già invitato al nostro evento di Sorrento, perché Alice organizza una 3 giorni a Sorrento proprio per confrontarsi con istituzioni, con stakeholders, con imprenditori, con tutti quelli che sono gli attori principali di questa straordinaria, in questo straordinario mondo della logistica integrata che oggi è diventata la vera forza economica del paese. Grazie Marcello. Chiudiamo questo giro di tavolo con Domenico Andreoli.
Salve, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Quindi, guardando la slide di apertura, l'immagine che insomma porto con me, ovvero la tecnologia al servizio dell'uomo, perché di fatto la tecnologia al servizio dell'uomo è fondamentale per lo sviluppo, di cui la sostenibilità è centrale, ma ha molteplici sfaccettature. Quindi sostenibilità sicuramente nel senso del trasporto può essere legata alle trazioni alternative che richiedono chiaramente investimenti ingenti, infrastrutture, quindi una sfida che si sta percorrendo, ma di fatto si è già proiettati in un futuro che appare lontano, ma in realtà è veramente dietro l'angolo. Ma la sostenibilità è anche sicurezza, perché di fatto le tecnologie consentono ai mezzi di oggi moderni di avere dei sistemi di bordo che aumentano e di gran lunga la sicurezza della circolazione sulle strade, aumentano la precisione delle consegne, quindi garantiscono una logistica diversa e più matura. Chiaro che tutto questo è realizzabile, tenendo sempre a mente, in maniera decisa, che c'è l'uomo, ma l'uomo nella sua direi stare al passo con queste tecnologie. Noi ci rendiamo conto che, ad esempio, spesso serve riallineare, e questo avviene attraverso chiaramente la formazione, riallineare un po' la fuga in avanti che avviene attraverso la tecnologia, perché nei nostri laboratori e laddove le aziende sviluppano il domani ci sono delle soluzioni incredibili, soluzioni che però richiedono uno sforzo a noi tutti quanti per apprenderle. Giusto per fare un esempio che mi piace, pensare ad esempio alle tecnologie di connettività che stiamo utilizzando anche oggi da remoto, che se ci riflettiamo erano presenti già da almeno 2, 3, ma anche 4 o 5 anni e le avevamo già di fatto disponibili, ce le avevamo nelle nostre piattaforme, ma venivano spesso poco utilizzate, poco sfruttate, perché non c'era sia la necessità, ma anche la curiosità o il bisogno di sperimentare nuovi modi. Ecco, siamo stati purtroppo costretti da un evento negativo, e questo è veramente purtroppo, però l'esperienza ci insegna che in realtà possiamo anche essere più innovativi sfruttando quelle tecnologie che di fatto già sono disponibili. Quindi, riallacciandomi un pochino alla parte più pratica nostra in qualità di costruttori, noi abbiamo chiaramente delle tecnologie già a disposizione dei nostri veicoli che sono decisamente avanzate già oggi, tecnologie di connessione che consentono di interagire direttamente dal veicolo con le piattaforme logistiche, ma spesso mi rendo conto che bisognerebbe aumentare la velocità con la quale impariamo ad utilizzarle e a fare quel salto in avanti per scrollarci di dosso anche delle vecchie abitudini. Quindi la tecnologia è sicuramente centrale, ma è centrale anche l'essere umano nell'adattarsi con velocità rispetto ai laboratori che di fatto sviluppano tecnologie che sono già il domani, ma per loro sono il presente. Quindi anche se pensiamo all'idrogeno, il primo veicolo prototipo di idrogeno, noi già lo abbiamo messo in strada ed è in fase di test. E richiederà una rivoluzione vera e propria. Quindi, proprio perché è un'ulteriore rivoluzione, si è partiti da subito chiedendoci e interrogandoci su che cosa serve fare subito per poter accogliere quella tecnologia fra 3 o 4 anni, ma è una tecnologia che di fatto già è stata. Quindi, vero, l'uomo è centrale, ma dobbiamo sicuramente anche interrogarci su essere più veloci, reattivi, ad abbracciare il nuovo senza timore e cambiare le nostre abitudini e includere soprattutto i giovani. Io credo che i giovani siano veramente la chiave di volta e dovrebbero essere inclusi in questi processi di rinnovamento per primi, perché hanno la capacità di vedere e abbracciare queste tecnologie chiaramente in maniera completamente diversa da quello che possono fare le generazioni che in realtà sono cresciute ed hanno appreso tecnologie che oggi noi consideriamo obsolete. Bene, a questo punto direi che cominciamo ad analizzare i diversi temi
con l'aiuto dei cartelli preparati da Paolo Volta. Il primo riguarda connettività e digitalizzazione. Prego. Non vedo i cartelli. Sì, sì, sono proiettati. Pure ci sono, ci sono. Digitalizzazione e connettività per far crescere il paese significa certamente stemperare il muro della burocrazia e agevolare la quotidianità. L'Europa, nel 9 marzo 2021, quindi il prossimo cartello, ha presentato una visione e prospettive per trasformazione digitale verso il 2030. Questa visione si sviluppa intorno a quattro punti cardinali. Cartello successivo, quattro punti cardinali che noi possiamo individuare come competenze. L'obiettivo è che le competenze digitali di base siano di appannaggio almeno per l'80% della popolazione europea. Per quanto concerne le infrastrutture, gigabyte per tutti e 5G ovunque. Poi, per quanto riguarda dati e cloud, 10.000 nodi periferici altamente sicuri e impatto climatico zero. Se lo guardiamo dal punto di vista delle industrie, quindi delle imprese, direi che il 75% delle imprese dell'Unione Europea che utilizzano almeno cloud o big data. E per quelli che sono considerati innovativi tardivi, oltre il 90% delle piccole e medie industrie che raggiungono almeno un livello di intensività digitale di base, quindi acquisiscono delle competenze. Infine, l'obiettivo per quanto riguarda i servizi pubblici, quelli fondamentali, tutti 100% online, in modo particolare la sanità, le cartelle cliniche e l'identità digitale, l'80% dei cittadini che ne faccia uso. Questo grafico che voi vedete purtroppo ci assegna in maniera impietosa nelle posizioni di coda per quanto riguarda l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società, il famoso DESI. Dobbiamo tenere presente però una cosa fondamentale, che in realtà noi possiamo dire che raggiungiamo il podio perché rispetto agli altri paesi siamo dei paesi più avanzati in termini di preparazioni del 5G. La logistica però è fondamentale sotto questo profilo e nel mondo della logistica Digital Twin, il famoso digitale, il cartello successivo, il famoso nostro gemello digitale, potrebbe essere tranquillamente utilizzato in maniera molto corposa in una varietà di applicazioni nell'ambito dell'intera catena del valore, compresa per esempio, entriamo nel nostro mondo, una più efficiente della gestione delle flotte, il monitoraggio delle spedizioni, la progettazione di sistemi logistici. Potremmo addirittura anche gestire dei sensori sui singoli container per osservare ad esempio la loro posizione, per verificare se vi sono state delle alterazioni, se vi sono delle contaminazioni, dei danni, e tutto alla fine potrebbe ovviamente confluire in un grande ambito dove potremmo gestire al meglio in questa rete e la gestione dei nostri contenitori, della nostra flotte. Ed infine una battuta per quanto riguarda la connettività, una curiosità, ma non solo. In Italia siamo 60 milioni e 410 mila persone, 50 milioni abbondantemente utilizzano internet, 41 milioni sono presenti sui social, sono attivi, e in Italia abbiamo la presenza di quasi 78 milioni di device e telefonini. Il rapporto device telefonino è 1,24-1,25, insomma un rapporto veramente molto forte, si è rapportato l'utilizzo modesto che ne facciamo del telefonino alle competenze generalmente di base che abbiamo diffuso dal punto di vista della prospettiva della connettività. Beh, credo che ad aprire questo dibattito spetti assolutamente Alma Fazzolari, che come hai detto rappresenta le telco. Quindi
Alma, io ti chiedo un po', sulla base di quello che è stato detto anche da Paolo Volta, di farci una panoramica dal tuo punto di vista della situazione digitale di connettività in Italia e soprattutto farci percepire che cosa avverrà in futuro, qual è il nostro orizzonte. Allora, sicuramente un tema molto importante è il tema del PNRR che si sente un po' al telegiornale ovunque, che sarebbe questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È importante perché rispetto al precedente governo che stanziava nell'ambito dei 50 miliardi per la digitalizzazione, 2,2 miliardi del mondo delle telco, questo numero è triplicato fino a 6-7 e non solo è triplicato, ma grazie anche ad Astel, quindi al consorzio delle telecomunicazioni che rappresento, e Astel ha contribuito ad aiutare gli enti governativi a declinare e concretizzare in progetti, dividendo proprio una quota importante, 3,9 miliardi, proprio sul Gigabit Society, che sarebbe un giga a livello Italia, soprattutto nelle aree nere e grigie, che sarebbero quelle medio e più dense. 2 miliardi dedicati proprio ai corridoi, quindi un tema che impatta molto i trasporti, quindi sono i corridoi autostradali europei, alle strade extraurbane e ai comuni dove oggi non sono raggiunti dalla connettività, piuttosto che altri 1,5 miliardi dedicati a scuola, sanità e isole minori. Inoltre tutto il complemento dei 50 miliardi è dedicato alla digitalizzazione delle imprese. Questo cosa vuol dire? Che di fatto ritorna anche come alle telco, ma permette di avere un ambiente più green, perché sicuramente avere dei data center moderni è come dire mi compro un elettrodomestico AAAAA e tante A plus rispetto a uno che ho oggi che mi fa saltare la luce e spreca un sacco di energia, e quindi ha delle implicazioni nell'ambito green molto importanti. Il 5G, allora, premesso che il fatto di essere un po' in coda risente sempre del tema che ho detto prima, che abbiamo dei limiti elettromagnetici troppo bassi rispetto all'Europa, e questo è un limite importante. Ma per cosa si usa il 5G e dove ci porterà? Allora, sicuramente il Digital Twin, sì, l'applicazione del Digital Twin nel mondo del trasporto, ma anche delle aziende, e che si riesce a replicare questo modello, quindi questo gemello digitale, che fa sì per esempio che si riducano al minimo o addirittura si azzerano i tempi di fermo produzione, perché quello che prima si doveva fare spostando e facendo delle simulazioni su dei bracci meccanici eccetera, col Digital Twin si mettono tutti i sensori, si trasferisce in un modello matematico a livello di un computer che avrà l'intelligenza artificiale, sarà sempre più evoluto, e permette di fornire 50.000 diversi progetti di cui i manager potranno scegliere, e dall'oggi all'indomani la produzione cambia immediatamente, soprattutto se non c'è una fibra ma c'è direttamente un 5G, e quindi fermo macchina e fermo produzione azzerati. Sicuramente importante la realtà aumentata, perché viene applicata sia a livello di formazione, perché in molti ambiti non è facile avere tutti i formatori, tutte le persone che riescono a istruire tutte le persone, mentre con la realtà aumentata la persona, quando deve fare un'attività che deve imparare, è come se avesse accanto, oltre a quello che vede in realtà, avesse proprio tutte le istruzioni, piuttosto che qualcuno che ti sta insegnando e ti fa vedere come si fa. Quindi questo è anche molto importante per le applicazioni del mondo automotive, per non parlare della guida assistita e in futuro della guida autonoma, che è molto importante per il mondo del trasporto, per aiutare anche a fare delle verifiche col mondo IoT dello stato dei veicoli, e tutte queste applicazioni sicuramente sono giostrate a livello degli operatori, che danno potenzialità piuttosto che la velocità di reazione necessaria a seconda delle applicazioni, da un automotive, che intendo come guida autonoma, piuttosto che a ridurre i tempi di fermo produzione. Okay. Ecco,
Alma ha messo sul piatto tante cose, PNRR, 5G, Digital Twin, realtà aumentata, guida autonoma. Proviamo a calare nel nostro mondo tutte queste declinazioni. E chiederei a Franco Fenoglio, la domanda è: qual è l'impatto della tecnologia sul nostro settore e quanto è importante per la crescita dell'impresa logistica? Sì, caliamoci un attimino di nuovo un po' sul mondo del pesante, anche se bisogna dire che sia l'ambiente, diciamo, della logistica, ma col lavoro, la vita privata ormai è completamente congiunta, quindi quando si parla di interconnettività ormai e digitalizzazione non possiamo disgiungerci dagli altri campi. Noi caliamoci un attimo e comunque due cose volevo fare. Una è una piccola excursus sul concetto della sostenibilità, prima ancora di parlare di interconnettività, perché noi, lo dico ancora, essendo diciamo ex amministratore delegato di un'azienda di veicoli industriali, siamo ancora nella condizione di avere un parco circolante che è veramente molto molto vecchio. In questi mesi c'è stato un po' di spinta sul mercato, sembrava che fosse partito il mercato, in realtà già questo mese si toccano dei meno e quindi siamo di nuovo un po' in difficoltà. Noi non abbiamo mai curato questa parte, abbiamo ancora dal di sopra delle 3,5 tonnellate 700.000 veicoli ante Euro 4. Quindi noi abbiamo fretta, cominciamo a mettere, si parlava prima, si continua a parlare di elettrico, si continua a parlare di idrogeno, non creiamo però dei falsi miti, abbiamo molta fretta di fare qualcosa sul veicolo industriale, quindi trasformiamo tutti i veicoli di oggi con quello che abbiamo. Io posso sembrare un po' contro le mode, però l'Euro 6 è comunque un qualcosa che abbiamo. Domani mattina riduce la CO2, la NOx del 90%, e quindi è quello che abbiamo, spingiamo ancora a dire. Poi abbiamo il gas disponibile, il gas LNG, CNG, riduce la CO2 da un 15-20%, con la frontiera al biometano che potrebbe ridurla anche del 90%, sono a disposizione, ci sono e sono disponibili domani mattina. L'elettrico è qualcosa che sono ancora tracce, ci vorrà ancora qualche anno, e l'idrogeno ancora di più. Quindi le aziende hanno lavorato negli ultimi 20 anni riducendo i consumi del 25%, meno consumi, meno CO2. Quindi prendiamo quello che abbiamo e portiamolo avanti. Poi passiamo un attimino invece al concetto dell'interconnettività. Questo mi affascina molto ed è molto interessante, perché invece qui c'è molto da fare. Noi abbiamo sulle strade il 40% dei veicoli che viaggiano a vuoto. È uno scandalo. Io giovedì scorso ho voluto tornare sui miei passi, sono tornato a Trento dopo 9 anni. Sono partito da Trento venerdì mattina, alle ore 11, sono arrivato a Trento alle ore 19. La A4 bloccata, la Brebemi bloccata, camion girati sulle strade, un macello. La colpa è dei veicoli industriali? Assolutamente no. La colpa è di un traffico che sta diventando molto molto importante. Noi, quando io nei miei trascorsi di Iveco nel 98-99 avevamo fatto un libro, c'è qualcuno presente qui di Iveco, lo vado a cercare, dove avevamo descritto l'importanza dell'interconnettività, c'è scritto, e avevamo fatto degli scenari su cosa sarebbe successo sull'A4. Dal 99 ad oggi non è stato fatto nulla e noi ci troviamo in quelle condizioni. Non si può più avere tutti questi camion a queste condizioni sulla strada. Quindi l'azienda per cui lavoravo ultimamente era veramente molto mirata all'interconnettività, perché se investissimo su quei temi lì noi potremmo ridurre già da subito i carichi a vuoto. Di conseguenza sarebbe contento il trasportatore e sarebbero contenti quelli che fruiscono delle autostrade. E per quanto riguarda la sicurezza ancora di più, perché chiaramente con questi strumenti si eviterebbero molti incidenti, assolutamente si potrebbe agire sul traffico smistandolo dove ci fossero dei problemi. E poi soprattutto quello che è importante anche qui, la misurazione della CO2. Perché se noi riuscissimo a misurare la CO2 potremmo anche finalmente premiare, io non dico mai punire, non esiste la parola punire, ma quei trasportatori virtuosi che nell'ambito del parco circolante, pur avendo magari ancora qualche traccia di Euro 4, Euro 5, e facendo la somma di tutte le cose che hanno e premiandoli potremmo farli cambiare velocemente i veicoli industriali, dando un beneficio alle aziende, a tutti noi, e ricordiamoci che nel 2025... scade il meno 25% della CO2 come normativa del nostro, certo, dell'Europa, e finiremo che o pagheremo delle multe o dovremo comprare i certificati verdi da altri paesi più virtuosi, magari dalla Polonia, dalla Romania, quei paesi che sembravano essere i più antichi, i più vecchi quando sono arrivati in Europa e che ci stanno superando tutti. Quindi è ora che veramente il decisore politico pensi che il trasporto non è una dannazione, ma portando pur sempre il 70%
delle merci sulle nostre tavole e, come diceva prima Maurizio Cervetto, nei tempi del lockdown, se vi ricordate le code che c'erano al Brennero, che c'erano bloccati tutti pensando che solo noi italiani potevamo prendere il Covid, gli altri ne erano esenti. Dopo tre giorni, visto che anche gli altri erano malati, non è mal comune mezzo gaudio, per carità, ci mancherebbe altro, ecco, hanno aperto le frontiere, altrimenti questo paese sarebbe stato abbandonato da tutti. Noi siamo circondati dalle Alpi, è bello andare a sciare, ma se non ci apriamo e non facciamo qualcosa per il trasporto, in un prossimo futuro, dove io spero non ci saranno più tragedie, ma casomai questo virus si riorganizzasse un'altra volta, perché come diceva prima Alma, ci organizziamo noi, ma si organizza purtroppo anche lui, dobbiamo essere esenti da una pressione che viene da lontano ed essere autonomi in questo trasporto, che tra l'altro incide anche sul PIL del nostro paese. Grazie, grazie Franco, e visto che hai accennato al discorso della sicurezza, che è uno dei temi che stiamo affrontando, richiamo in causa Paolo Volta proprio per affrontare il secondo tema che abbiamo individuato, proprio quello della sicurezza. Paolo. Bene, possiamo partire con il primo cartello, dove analizziamo il rapporto che c'è stato per quanto riguarda gli incidenti stradali nel 2019 rispetto al 2018. Ovviamente l'anno 2020 non l'abbiamo preso in considerazione perché è stato un anno anomalo per quanto riguarda il traffico. Ma come vedete dal cartello, quel dato che emerge in maniera positiva e assolutamente piacevole è che in generale si sono contratti gli incidenti stradali, ma soprattutto c'è stata una forte contrazione per quanto riguarda gli eventi tristissimi, cioè i decessi a seguito di incidenti stradali. Abbiamo una diminuzione del 4,8%. Però gli incidenti stradali costano, la sicurezza sotto questo profilo ha un costo, tra virgolette, negativo, perché i costi sociali, gli incidenti stradali, ammontano circa 17 miliardi e, osservando un po' la contabilità nazionale, potremmo dire che siamo intorno all'1% del PIL. Secondo slide, si fa il secondo cartello, vediamo il numero dei veicoli, e quindi la prospettiva non è più il numero dell'incidente, i feriti piuttosto che il veicolo, ma vediamo il numero dei veicoli coinvolti secondo i regimi di accadimento, quindi dove è accaduto il sinistro e dove è la regione di residenza, o luogo di residenza dell'interstatario del veicolo. Beh, in generale direi che su 262.000 veicoli coinvolti in incidenti stradali, i veicoli industriali e commerciali rappresentano un po' meno del 10%, 9% qualche cosa. Ma la cosa importante che vorrei sottolineare è che questi incidenti, questi sinistri, accadono quasi per l'80% nella regione di residenza, e quindi nella regione di accadimento e residenza coincidono, la residenza titolare dell'azienda, o nella regione confinante, che vuol dire che se con un compasso facessimo un cerchio saremmo intorno probabilmente ai 200-250 chilometri, e quindi non ha più degli elementi particolarmente negativi. Ma vediamo dove accadono sempre di più i sinistri. Accadono sempre di più in città. In città abbiamo un'incidenza 18 su 19 di un incremento anche modesto, ma dello 0,2%, quindi 127.000 direi sinistri. Le strade extraurbane vedono un crollo, quindi vedono una significativa diminuzione, pari allo 0,7%, il crollo l'abbiamo avuto per quanto riguarda le autostrade, dove il numero dei sinistri è crollato del 3,8%. E avendo visto dove, vediamo perché. Perché la gente fa un incidente? Beh, le cause principali sono distrazione, mancata precedenza e velocità elevata. Poi le possiamo declinare secondo l'ambito stradale nel quale sono state effettuati questi sinistri, sia per quanto riguarda la strada, per quanto riguarda la city road, quindi l'ambito urbano, per quanto riguarda l'extraurbano e l'autostrada, ma certamente abbiamo il concetto della distrazione. Distrazione è un minimo comune denominatore, e lo dico in maniera provocatoria, forse la connettività, forse il telefonino ha inciso sotto questo profilo.
Ok, allora abbiamo visto che sicurezza significa evitare sostanzialmente gli incidenti che sono un costo per la società, sono un elemento di inefficienza e ovviamente, visto che parliamo di persona, anche un danno notevole alla persona. Però abbiamo visto anche che bisogna un po' tener conto nell'evoluzione dei veicoli, che sono, ricordiamolo, lo strumento di lavoro del nostro protagonista di oggi, anche di come sta cambiando la mobilità dentro e fuori la città. Ecco, su questo quindi chiedo un commento da parte di Domenico Andreoli. Domenico. Sì, grazie Luca. Certo, nell'ambito, ora siamo nelle città, chiaramente nelle città c'è un tema crescente e soprattutto legato alla micromobilità che si è generata anche qui, chiaramente una piccola rivoluzione per quanto riguarda il nostro paese, in altri paesi europei era già molto più presente e viva una mobilità che si basava sulle due ruote, intese come biciclette, piuttosto che anche monopattini elettrici e quant'altro, con una viabilità nelle città anche molto ben distinta rispetto a quella chiaramente delle auto e di conseguenza una tematica che appare subito, una tematica importante, è quella legata all'attenzione che bisogna porre, soprattutto poi se si guida di conseguenza un veicolo industriale, quindi nella distribuzione urbana c'è una tematica molto importante che è proprio la visibilità legata al lato destro del veicolo. Effettivamente il lato destro è un lato che rimane per l'autista abbastanza cieco, scuro, con gli specchi si vede fino a un certo punto ma sicuramente non si vede in basso. Ecco, la tecnologia al servizio dell'uomo, quindi in questo caso ci sono dei sistemi che aiutano l'autista, il nostro sistema è l'Active Sidecar Assist, quindi è un sistema che di fatto supporta l'autista in che modo? Attraverso dei sensori che monitorano continuamente il lato destro, soprattutto in caso di svolta, e di conseguenza se è presente un pedone piuttosto che un ciclista e l'autista non solo non lo vede, ma non può vederlo in alcune circostanze, perché è nel famoso angolo cieco, in quel caso il veicolo di fatto non solo emette una segnalazione per l'autista di chiamare l'attenzione per frenare, ma addirittura frena il veicolo stesso. Questa è l'ultima evoluzione del sistema che abbiamo introdotto adesso a giugno sul nuovo Actros. E ecco, quindi tecnologia al servizio dell'uomo, ma che chiaramente richiede, e torniamo ancora una volta al tema anche sì, della formazione, dell'informazione. Noi abbiamo già a bordo dei nostri veicoli, ora tornando un pochino sulla lunga linea, chiaramente i sistemi di guida autonoma di cui ho sentito parlare poc'anzi, di livello 2, che per Mercedes-Benz è una realtà di serie già da 2 anni, e il sistema di guida autonoma di livello 2 mette al riparo dalla distrazione dell'autista. Ecco, se l'autista è distratto, il sistema tiene il veicolo in carreggiata, ma non solo, mantiene la velocità, frena se è il caso di frenare e di rallentare, ma addirittura fino ad arrestare il veicolo. Il sistema di livello 4 lo stiamo sperimentando ormai da anni. In California ci sono veicoli che viaggiano praticamente da soli. E torniamo al tema però delle infrastrutture, quindi interconnettività 5G e quant'altro, che dovranno essere sviluppati sempre di più con maggiore velocità, perché i costruttori noi stiamo investendo tantissimo in queste tecnologie, che ripeto non sono come dire degli slogan, ma sono dei veicoli che stanno circolando e circolano da tempo, proprio perché siamo convinti che di fatto la tecnologia è la vera spinta che ci porta a quella rivoluzione positiva che è in questo caso in termini di sicurezza stradale, ma non dimentichiamoci, ripeto, il termine sostenibilità a tutto tondo, perché la sicurezza è un altro aspetto molto importante della sostenibilità e di quello che poi significa, come si diceva prima, ridurre traffico, ridurre incidenti, traffico significa maggiore CO2 emessa, insomma è tutto un po' collegato. Ma sicuramente alla base di tutto ciò servono le infrastrutture, perché forse le tecnologie che sono già di un livello decisamente avanzato a bordo dei veicoli già ci sono. Abbiamo bisogno delle infrastrutture che possano supportarle a pieno, chiaramente. Ecco, Domenico ci ha parlato di sicurezza, ha supportato anche delle immagini molto belle
che abbiamo visto. Però la sicurezza è strettamente legata anche alla professionalità degli operatori, che nel tempo dovrà cambiare, anche perché appunto queste nuove tecnologie stanno venendo avanti. Abbiamo parlato anche di guida autonoma che però non vuol dire eliminare l'autista, vero Paolo? Anzi, di Paoli ne abbiamo due. Paolo Vivarelli. Paolo Vivarelli. Sì, esattamente Maurizio. Come appunto già accennato anche da Andreoli, di tecnologie disponibili ce ne sono veramente tante. Il problema più grosso in questo momento di sviluppare ulteriormente la guida autonoma è sicuramente un discorso delle infrastrutture. Però tornando, facendo un passo indietro su quello che è la professione dell'autista, di per sé è una professione stressante e usurante, dove anche la concentrazione, l'attenzione deve essere ancora più elevata rispetto a altre professioni, in quanto i soggetti, se soggetti a molteplici imprevisti dettati dalle variabili quotidiane, quindi dal tragitto, dagli altri utenti della strada, le condizioni meteorologiche, la postazione di lavoro è sempre la stessa sul camion, ma il luogo di lavoro cambia continuamente in ogni momento. I veicoli industriali di fatto si sono evoluti tantissimo in questi ultimi anni, cabine più confortevoli, insonorizzate, si è arricchito di dispositivi di sicurezza, di intrattenimento, rendendo così anche il lavoro del camionista sicuramente più confortevole e meno stressante. Anche ZF sta contribuendo costantemente all'evoluzione tecnologica dei veicoli pesanti, ancora di più oggi con l'integrazione con Didacco, soprattutto per rendere appunto il lavoro meno stressante e più sicuro, aiutandoli a mantenere anche una concentrazione maggiore durante la guida. Facendo un breve escurso, sono stati sviluppati nel corso degli anni molti sistemi per alleviare lo sforzo di guida. Basti pensare ai sistemi di sensatore mediante idroguida, fino ad arrivare anche ai cambi automatizzati di ultima generazione, che hanno eliminato di fatto anche l'incombenza di dover premere la frizione e di selezionare la marcia. Il gruppo ZF ogni anno investe circa l'8% in ricerca e sviluppo e ultimamente focalizzata su quelli che sono i nuovi sistemi, diciamo, di assistenza alla guida, nei sistemi di mobilità elettrica, di connettività orientata alla integrazione camion rimorchio e naturalmente anche nei sistemi di guida autonoma. C'è da dire che comunque i livelli di guida autonoma saranno cioè all'inserimento dei livelli anche di guida autonoma sempre più elevati sui mezzi di trasporto non comporterà una diretta diminuzione o sostituzione dell'autista, perché anzi verrà maggiormente valorizzata e arricchita con una crescente professionalità dettata proprio dalla presenza dei nuovi sistemi. Di fatto anche prima, come si parlava, che la pandemia dovuto costringere a implementare quello che era imparare nuovi modi di comunicare con essere connessi con anche con questo strumento che stiamo utilizzando in questo momento, anche per gli autisti sarà un'opportunità sicuramente di crescita, per acquisire nuove competenze, soprattutto per quanto appunto, come dicevamo, la connettività, norme di sicurezza crescenti per i veicoli elettrici, perché saranno soggetti naturalmente anche alla presenza di alta tensione, quindi dovranno avere anche certi tipi di conoscenze e competenze. Anche per quanto riguarda poi dopo i nuovi sistemi di assistenza alla guida. I sistemi anche del veicolo industriale andrà anche ad avere una maggiore integrazione con il rimorchio, dove il rimorchio avrà sempre più anche un ruolo attivo. Infatti anche nell'immagine che state vedendo, il rimorchio diventa veramente parte integrante della trazione del veicolo.
Alla base però ci deve essere la formazione e gli aggiornamenti di questo settore dovranno essere sempre più presenti e fondamentali. Un'evoluzione ulteriore ci sarà anche per quanto riguarda il carico e lo scarico delle merci, si avrà un nuovo approccio. Sicuramente saranno più automatizzati gli scarichi e carichi delle merci e quindi l'autista dovrà anche avere compiti e mansioni di responsabilità da assorbere, si spera con meno burocrazia e più digitalizzazione. Per concludere anche... Sì, per concludere velocemente, ecco, sì, perché sono stato forse anche un po' lungo, la guida autonoma non potrà essere poi dopo sicuramente usata in ogni situazione. Per esempio, nelle situazioni più critiche, in alcuni contesti urbani, come dicevamo prima, extraurbani, dove soprattutto per l'Italia abbiamo anche un'orografia abbastanza complicata, si hanno molte interferenze e presenze magari anche di ostacoli poi dopo di vario tipo, quindi si ritorna al discorso dell'infrastruttura e quindi sarà ancora necessaria la presenza di autisti esperti, ma sicuramente supportati da sistemi di assistenza alla guida che possono dare il valore aggiunto in questo momento. Benissimo, grazie Paolo, hai parlato di autisti esperti, hai parlato di conoscenze e di professionalità e formazione. E a questo punto diamo di nuovo la parola a Paolo Volta che ha preparato proprio dei cartelli sulla formazione. Henry Ford diceva che chi continua a imparare giorno dopo giorno resta giovane e questo è un po' l'obiettivo che abbiamo in questo mondo della logistica e del trasporto, un mondo che a volte si suol dire giovane perché è nato direi fortemente nel dopoguerra e quindi si è consolidato. Se andiamo al cartello successivo, però ci rendiamo conto di una particolarità. Se noi ci paragoniamo all'Europa, vediamo che l'indice, il famoso indice DESI, per quanto riguarda il capitale umano, quindi l'utilizzo dell'internet e avere delle conoscenze avanzate, ci vedo un po' in difficoltà. Siamo l'ultimo paese, siamo un po' il fanalino di coda. Il capitale umano significa una specifica dimensione, fanno parte competenze di base l'utilizzo di internet da parte ovviamente della popolazione nel suo complesso e le competenze più avanzate. L'Italia in questo contesto è ultima in Europa e se scendiamo un po' nel dettaglio, grattiamo un po' come si dice la superficie, ci rendiamo conto che l'Italia è l'ultima per numero di laureati in discipline dell'information technology e ma anche in tutte le altre sottodimensioni e direi un po' sotto la media europea. Se passiamo al cartello successivo, ecco qui vediamo che queste carenze in termini di competenze digitali si riflettono ovviamente sul modesto utilizzo dei servizi online, compresi ovviamente i servizi pubblici digitali. Ora, potremmo entrare nel dettaglio guardando i colori e quindi osservando un po' i singoli colori, vediamo che in realtà l'utilizzo di cloud in Italia è abbastanza ridotto, i big data non sono sicuramente oggetto di utilizzo da parte delle imprese e quindi sotto questo profilo siamo certamente un po' in ritardo. Siamo anche in ritardo per quanto riguarda il commercio elettronico, anche se nell'ultimo anno con l'avvento della pandemia devo dire che ha subito e ha avuto veramente un forte rilancio, ma non certamente paragonabile a ciò che è consolidato ed è successo negli altri paesi europei. Quindi per fare un'ulteriore battuta, la formazione è certamente l'architrave sulla quale andare a costruire il futuro. Ma che tipo di futuro noi dobbiamo e possiamo costruire? Sicuramente l'innovazione, passiamo al cartello successivo, rappresenta il nostro obiettivo, l'innovazione per uno sviluppo sostenibile. Ma per fare questo c'è bisogno di formazione e formazione anche scolastica, perché mancano le figure professionali, di là dei laureati in information technology, mancano le figure professionali per esempio nel mondo del trasporto, manca il tecnico dei trasporti, è un mestiere nel mondo del trasporto che forse si impara più con il passaparola che sui banchi di scuola, questo è un grave deficit. E poi questa
sviluppo e questo sviluppo sostenibile è il frutto, il connubio che noi abbiamo disegnato come un fiore che è composto da tanti petali. Un petalo è certamente la responsabilità sociale, non possiamo fare a meno di osservare la responsabilità ambientale e non l'ultima la responsabilità economica. Tutto questo consente di coniugare insieme alla formazione la nascita e il creare lo sviluppo sostenibile. Allora, Fabrizio Buffa, abbiamo visto queste slide che parlano di formazione. Allora, in questo ambito possiamo individuare, credo, due figure fondamentali nella nostra filiera, quello del fleet manager e quello dell'autista. Ecco, allora, secondo te come si inseriscono queste due figure nel processo di formazione e di crescita professionale del nostro settore? Beh, detto bene, secondo me sono le due figure chiave un po' della filiera. Partirei ad analizzare l'autista, poi passiamo al fleet manager. Sappiamo tutti oggi, soprattutto con i contatti con il mondo dell'industria del trasporto, quanto è difficile trovare anche degli autisti competenti e c'è questa difficoltà oggettiva globale a livello italiano proprio per riuscire dalle aziende del mondo del trasporto a trovare degli autisti da poter assumere per poter far circolare con i propri mezzi. Questa è una difficoltà legata sicuramente a una necessità, parlo di formazione e lo accenno, ma poi lo approfondiamo per quanto riguarda proprio formare gli autisti di oggi e gli autisti del domani, sicuramente anche un aspetto legato al tipo di servizio e di vita che poi si tende a dare a bordo del mezzo stesso. Oggi i mezzi di ultima generazione sono dei mezzi assolutamente diversi da quelli del passato e quindi la figura dell'autista è sicuramente una figura che si sta evolvendo e si evolverà sempre di più. L'abbiamo già citato prima, mi ha fatto piacere che qualcuno l'abbia già citato, il fatto che un autista, se prima, facciamo un esempio, no? Se prima l'autista di 10-20 anni fa o comunque agli albori del trasporto, magari anche andando indietro ai 50 anni, doveva essere un esperto tecnico quasi meccanico, oggi l'autista deve essere colui che è in grado di interpretare e di utilizzare e di sfruttare al meglio tutti i sistemi di bordo. Questo perché? Per massimizzare da un lato la sicurezza, dall'altro lato per massimizzare anche l'economicità e quindi consumi ridotti e CO2, emissioni di CO2 ridotta. Oggi l'autista per dare quindi un servizio all'autista, l'aspetto della formazione legato all'aspetto della connettività, mi piace evidenziare un po' questi due aspetti come legati insieme, perché facciamo un esempio, no? Anche quello è stato fatto, no? Il cellulare, che ormai è una tecnologia, possiamo chiamarlo un ultra quarantenne, no? Uno di quelli che farebbe il vaccino in questo periodo, in queste ondate qui. È nato per telefonare, oggi ha una marea di servizi che si porta dentro, di cui uno di questi è telefonare, ma l'altro sono i servizi di connettività, è possibile pagare, è possibile accedere alla pubblica amministrazione, è possibile fare una miriade di attività diverse. In questo caso qui la connettività può rappresentare un pericolo. Riprendo le parole di Paolo, che giustamente provocativamente ha detto potrebbe rappresentare un pericolo. Secondo me, in un certo senso sì, ed ecco perché dobbiamo essere bravi anche a portare a bordo i servizi di connettività nel miglior modo possibile. Noi, per esempio, la settimana scorsa abbiamo lanciato i nuovi Modelier 22 di Iveco Sway e di Daily, in cui c'è Alexa integrata. Ora, può sembrare un giochino, perché ovviamente fa tutti i servizi, no, di cui siamo abituati a fruire con Alexa, quindi la parte della musica, delle informazioni e tutto, ma dà anche la possibilità all'autista, senza togliere le mani al volante, di per esempio controllare lo status del veicolo, di accedere a prenotazioni per quanto riguarda l'assistenza in officina o semplicemente di accedere all'assistenza da remoto per poter far sì che magari un intervento possa essere fatto anche da remoto, quindi senza fermare il mezzo. Quindi tutto questo per far capire che l'autista all'interno di un veicolo di oggi non è lo stesso autista soltanto di 10 anni fa, ha bisogno di una formazione ed è per questo che noi in Iveco stiamo investendo fortemente nella formazione degli autisti a casa delle aziende di trasporto, perché anche poi i tempi sono molto ridotti, no? I tempi liberi degli autisti sono sicuramente molto ridotti, quindi investire a casa degli autisti, a casa delle aziende di trasporto sulla formazione vuol dire far capire, far sfruttare al meglio quali sono le capacità di un veicolo connesso. Dall'altro lato,
un veicolo connesso, e qui arriviamo alla seconda figura, no, che citavi tu, e giustamente quella della responsabile della flotta, un veicolo connesso al responsabile della flotta fa sì che si possa monitorare in tempo reale lo status del veicolo. Questo rientra anche nell'ottica della connettività, e quindi parlando di 5G, questa diciamo, connettività e questi servizi aumenteranno ancora di più. Oggi c'è da dire che si sta facendo tantissima strada, per esempio, per citare soltanto un dato, l'ultimo anno il 90% dei veicoli pesanti, dei nostri veicoli pesanti venduti sul mercato sono veicoli connessi, il 95% dei veicoli leggeri sono veicoli connessi, quindi si sta arrivando verso quasi il 100% dei veicoli connessi. Ovviamente rimarrà sempre una percentuale derivante dalla volontà della persona anche poi di voler connettere proprio il proprio veicolo con i servizi di connettività. Connettere un veicolo, quindi, dicevo, vuol dire offrire dei servizi assolutamente addizionali e anche innovativi per la gestione del carico, per la gestione dell'usura, per la gestione dei fermi macchine, per la gestione anche dei consumi. Come già detto prima, minor consumi vuol dire minor CO2, quindi questo qui è un passaggio fondamentale. Ora, la figura del... perché è importante anche formare la figura del gestore della flotta? Perché il gestore della flotta, se adeguatamente formato, oppure se di suo è una persona, diciamo, abbastanza proattiva in questo senso, può essere un volano alla trasformazione della sostenibilità della propria azienda. Quindi questo qui è un aspetto sicuramente, a mio avviso, chiave. Dall'altro lato, se invece non è adeguatamente formato, non sa sfruttare appieno i sistemi e quindi non riconosce un valore aggiunto della tecnologia di bordo, potrebbe essere uno di quelli che si chiamano i resistori del cambiamento, quindi quelli che fanno una resistenza al cambiamento verso la sostenibilità della propria azienda. Da ricordare anche che con le nuove tecnologie, quindi LNG in primis, poi arrivando all'elettrico e all'idrogeno, cambierà totalmente questo scenario. Quindi dal punto di vista dell'autista bisognerà fargli capire quali sono i parametri a cui fare attenzione all'interno del veicolo, dal punto di vista del gestore della flotta, ancora una volta i parametri a cui fare attenzione, e fare anche passare il messaggio che una riduzione della CO2 non è soltanto un qualcosa che fa bene diciamo all'ambiente stesso, è un qualcosa che può dare un valore aggiunto nell'offerta commerciale di un trasportatore, è un qualcosa che dà un valore aggiunto nell'offerta commerciale anche di un'azienda committente del trasporto, perché, cito, vado un attimo indietro alle slide di Morace, le scelte consapevoli dell'individuo. L'individuo effettua delle scelte consapevoli, l'individuo effettua delle scelte sempre più consapevoli nel mercato, e questo influenza inevitabilmente la catena della fornitura. Bene. Grazie Fabrizio. Allora, restiamo sempre nell'ambito formazione e professionalità. Vorrei chiedere ad Alessio Sitran di fare un commento sulla sostenibilità sociale del ruolo dell'autista e anche magari facendo riferimento al pacchetto mobilità che è stato approvato in sede UE. Ma allora, parlare di sostenibilità sociale del ruolo dell'autista può essere, come dire, associato ad un paio di numeri che secondo me danno bene l'idea di quanto questa sostenibilità sociale, che è essenzialmente una sostenibilità che nasce da una riduzione dell'incidentalità, sia, come dire, appunto fondamentale. Se noi osserviamo, noi abbiamo un po', come dire, questo osservatorio privilegiato, noi come Continental Brand VDO siamo il brand del tachigrafo, quindi osserviamo, come dire, abbiamo una posizione privilegiata nell'osservare quello che è il comportamento delle aziende di trasporto e dei rispettivi conducenti nei momenti in cui si raffrontano a quello che è il contesto normativo che lì, come dire, afferisce in maniera diretta. Si stima sostanzialmente che sul decennio 2007-2016 il risparmio sociale del rispetto della norma sia stato di circa 2 miliardi di euro a livello europeo. Questo dato, da un lato, è un dato positivo, ma che oggi, come dire, paradossalmente, come dire, collide con un altro set di dati che proprio tra le altre cose sono stati pubblicati in questi giorni da uno studio dell'ETF, del Sindacato Europeo dei Lavoratori, dove circa il 62% dei conducenti europei intervistati dichiara di guidare regolarmente in condizioni di stanchezza.
Non dimentichiamoci che la stanchezza, mediamente, se si va a guardare la letteratura in materia, pesa per circa il 15-20% come causa primaria di incidentalità dei veicoli industriali. Addirittura un 56% dichiara di avere difficoltà quotidiane nel trovare delle aree di sosta adeguate dove effettuare i periodi di riposo giornalieri piuttosto che settimanali. Quindi, noi abbiamo parlato di digitalizzazione, connettività, veicolo, piattaforma, integrazione tra sistemi, però poi, e qui, come dire, mi richiamo quanto diceva in suo intervento Franco, però poi abbiamo le condizioni operative di tutti i giorni, camion fermati in autostrada, code, congestioni. Quindi questo indubbiamente pesa tantissimo sulle condizioni di vita dei conducenti, perché noi possiamo avere il veicolo più bello del mondo, ma se poi io sto 15 ore, 16 ore su strada tutti i giorni, è ovvio che la mia condizione di stress psicofisico sia particolarmente elevata. Quindi il pacchetto mobilità interviene, come dire, su questo tipo di condizioni operative, cioè si cerca di spostare il focus su tutta una serie di aspetti che sono legati proprio alla condizione operativa quotidiana del conducente. Abbiamo per esempio la nuova gestione dei riposi ridotti settimanali, la possibilità di rientro, c'è la nuova normativa sul distacco degli autisti, anche perché parlare di condizioni operative e quindi alla lunga di responsabilità sociale del conducente significa anche guardare quelle che sono per esempio le condizioni contrattuali a cui i conducenti, come dire, sono vincolati. Non dimentichiamoci che l'evoluzione del mercato dell'autotrasporto, di cui parlavo prima, ha messo a confronto strutture ed economie e strutture di costi tra di loro molto diverse. Quindi la classica, come dire, contrapposizione tra autista vecchia UE e nuova UE, che poi tanto nuova UE, come dire, non è, è sintomatica e icastica sostanzialmente di un'evoluzione del mercato dell'autotrasporto dove le condizioni di vita dei conducenti, anche se alcune condizioni di contorno sono migliorate, rimangono pur sempre particolarmente difficili. E questo pesa tantissimo in termini anche di attrattività, come dire, della professione, quindi di difficoltà di trovare autisti bravi e anche qualificati. Il pacchetto mobilità sostanzialmente cerca di creare delle condizioni migliori, lavorando sia sul piano prettamente normativo, quindi di modifica delle disposizioni normative, ma cerca di farlo anche dando una spinta a quello che abbiamo chiamato spesso, o che abbiamo, come dire, chiamato in causa spesso in questa sessione di lavori, la connettività, la digitalizzazione. Perché traendo anche poi spunto dal fatto che il veicolo è una piattaforma, anche la componentistica di bordo, e qui io guardo ovviamente al mio tachigrafo innanzitutto, esso stesso è diventato un ecosistema, cioè sono più piattaforme che lavorano tra di loro. Piattaforme dove l'obiettivo qual è? È quello di creare anche delle condizioni operative che siano facilitative dell'attività quotidiana del conducente. Poi io posso ovviamente costruire tutti i percorsi formativi che voglio, però devo anche creare, ripeto, delle condizioni operative quotidiane tali dove il conducente naturalmente sia in grado di fare il suo lavoro, di farlo bene e nelle migliori condizioni, come dire, possibili. Chiudo solo dicendo, questo è uno sforzo di sistema, di filiera. È vero, la scelta del consumatore deve essere disponibile, ma la scelta anche della committenza deve essere disponibile. Tutta la filiera deve lavorare in un'ottica di sostenibilità, non più solo ambientale, ma anche sociale e anche competitiva. Cioè non è un pezzettino, come dire, che da solo deve fare la sua parte, è l'intera filiera che deve fare, come dire, la sua parte, fino anche, come dire, il consumatore finale, perché fare un click sul telefonino, acquistando, come dire, un bene comodamente seduti, ha un impatto notevole, perché dietro quel click c'è un impatto sulla filiera della logistica che è impressionante e c'è un impatto fortissimo poi sul ruolo di chi quella merce ce la consegna a casa, magari con delle tempistiche che sono particolarmente, come dire, interessanti per noi come consumatori, ma sono particolarmente stressanti, come dire, sulla filiera. Quindi, secondo me, ragionare in termini di sostenibilità sociale significa veramente fare uno sforzo, come dire, di sistema, di filiera, che abbraccia tutto quello che abbiamo detto oggi e che veramente ponga al centro, come dire, il conducente, ma che gli riconosca finalmente quello che è il valore della sua professione. Ecco, grazie Alessio, perché tra l'altro in questo ecosistema non dobbiamo assolutamente trascurare un altro aspetto importante, cioè quello del ruolo dell'intermodalità, che diventa strategica nella mobilità del futuro, nella mobilità sostenibile del futuro. Ecco, quindi per questo e anche nell'intermodalità l'elemento umano ovviamente fa la differenza. Quindi su questo vorrei che ci dicesse
dicesse qualcosa Marcello Di Caterina, che direi che di intermodalità se ne intende. Marcello. Sì, grazie. Ho ascoltato con attenzione gli interventi e proprio questo pensavo mentre ascoltavo. Cioè, oggi il sistema dell'intermodalità è quello che poi va visto nella sua totale interezza. Cioè, è molto bello quello che sta avvenendo nel mondo dell'autotrasporto, con una serie di innovazioni tecnologiche che porteranno sempre di più e meglio questo settore ad essere sempre più competitivo. Però noi, come ognuno di noi deve fare il suo mestiere, e quindi noi come associazione dell'intermodalità promuoviamo un po' tutti i segmenti di quel mercato per cercare di fare in modo che poi gli uni possano dialogare con gli altri. Noi abbiamo da poco visto che alcuni nostri soci, mi riferisco in modo particolare al gruppo Grimaldi, per esempio, sono già pronti con delle navi di nuova generazione, cioè navi che sono assolutamente in linea con quello che sta avvenendo nel mondo del trasporto su strada, perché sono navi ibride, sono navi altamente tecnologiche che mettono a sistema un mercato che è pronto ad assorbire su ogni nave 500 camion. Quindi il camion che, tra l'altro, mi auguro che nel corso dei prossimi anni possano essere sempre più veicolati su queste navi con un sistema di digitalizzazione assolutamente molto, molto spinto. È evidente che noi come associazione abbiamo più volte sensibilizzato le istituzioni su alcuni passaggi fondamentali. Basti pensare che l'Italia ancora non è partita in maniera forte con il CMR. Con il CMR elettronico. Questo è un documento di trasporto che, per esempio, consentirebbe a molte delle realtà italiane e non italiane di poter ridurre fortemente i tempi di accesso alle infrastrutture ferroviarie, interportuali, portuali, e quindi poter garantire quel sistema di velocità necessario oggi per dare al mercato sempre più competitività in questo caso, quindi sostenibilità economica. Riteniamo che il nostro ruolo deve essere sempre e sarà sempre quello di stimolare l'attenzione su questi processi di integrazione della logistica a 360 gradi. Abbiamo proposto anche diverse modifiche per quanto riguarda, tornando all'autotrasporto, del sistema delle revisioni dei camion, dei mezzi pesanti. Questo è un paese che ancora oggi sconta dei ritardi fortissimi rispetto a questo processo. Basti pensare che le motorizzazioni sono totalmente ingolfate da richieste, non riescono ad esitare le richieste e sono nella difficoltà di poter dare a tutti quella sicurezza del trasporto su strada. È evidente che noi su questo stiamo anche su questo cercando di fare in modo che questo tipo di attività possa essere svolto anche da centri privati che compatibilmente a una serie di norme sulla sicurezza, e quindi anche qui la digitalizzazione avrà un ruolo fondamentale, perché più è certificato il sistema di revisione dei mezzi, più ovviamente è digitalizzato, più c'è una tracciabilità di quel mezzo e c'è l'opportunità di capire se e come quel mezzo, in che tempi può essere poi revisionato. È evidente che su questo Alice ha fatto un ulteriore passaggio, perché non è da adesso, da poche settimane, abbiamo chiuso un accordo molto importante con un grosso gruppo telefonico che TIM, tanto lo possiamo dire, abbiamo chiuso un accordo proprio che va in questa direzione, cioè noi spingeremo sempre di più su questo processo di digitalizzazione, lo faremo cercando proprio di portare all'interno del nostro cluster, ma anche verso una comunicazione sempre più spinta, perché più se ne parla meglio è, e più abbiamo l'opportunità di sensibilizzare una classe politica che purtroppo, ma non lo dico senza voler fare critiche strumentali, è una classe politica che cambia troppo rapidamente, è una classe politica che riesce purtroppo non riesce in pochi mesi a cambiare il sistema di proposta delle innovazioni tecnologiche di questo paese, perché se ogni 6 mesi, 8 mesi, un anno cambia un governo, vi renderete conto che tutto questo diventa molto, molto complicato. Quindi il ruolo delle associazioni diventa a questo punto un ruolo fondamentale, perché noi abbiamo continuità nel tempo, noi abbiamo l'opportunità di dialogare costantemente e di informare attraverso ciò che ci arriva dalle aziende, perché
non è che noi inventiamo qualcosa, noi siamo costantemente in contatto con il nostro cluster e attraverso una serie di sensibilizzazioni che abbiamo su tutta la filiera dell'intermodalità riusciamo chiaramente ad avere un quadro chiaro di ciò che accade nel paese e di ciò che occorre per dare a tutte le aziende quella competitività che non è solamente economica, perché poi di fatto la sostenibilità viaggia su un equilibrio, perché se c'è competitività economica c'è competitività sociale, se c'è competitività sociale c'è competitività ambientale, cioè noi siamo di fronte a delle scelte che sono necessarie al fine di garantire quel processo di riscatto che il paese ha bisogno. Diceva bene Fenoglio, questo paese ancora sconta ritardi fortissimi sul rinnovo del parco circolante, siamo i penultimi in Europa, abbiamo ancora il 16% delle flotte Euro 0, Euro 1, Euro 2. Allora la domanda è: cosa si sta facendo per garantire il ricambio di questo parco circolante? Siamo pronti con una serie di attività anche di riconoscimento di contributi a fondo perduto? Cosa si sta facendo in termini di intermodalità, quindi i contributi che sono storicamente riconosciuti come il mare bonus e il ferro bonus sono sufficienti a garantire una maggiore implementazione di quel sistema del trasporto dell'ultimo miglio? Perché il trasporto dell'ultimo miglio, comprenderete bene che dà maggiore sicurezza al trasporto, si viaggia con orari di guida e di riposo sicuramente diversi, si fa un'attività di interscambio assolutamente strategico anche per le consegne da B o da AC, e questo ci permette di essere sempre competitivi rispetto al mercato globale, che è un mercato che si sta allargando sempre di più. Sentivo l'altro ieri che addirittura il porto di Taranto ormai è stato completamente invaso dai turchi, sembra una battuta ma non è così, la Turchia ha preso la proprietà di questo porto ed non è bello sentir dire che un paese strategico come l'Italia, che ha grandi capacità, debba essere poi colonizzato da paesi europei o vicini nel Mediterraneo che possono fare affari nel nostro sistema trasportistico. Quindi noi su questo, meno male che esistono momenti di confronto come quelli che avete organizzato oggi, vi ringrazio, perché attraverso questo confronto continuo, costante, è un'interlocuzione che arriva da più parti e con sentimenti diversi, perché abbiamo ascoltato interventi che vanno dal problema sociologico al problema infrastrutturale al problema del sistema economico e del sistema della digitalizzazione, riusciamo tutti insieme a dare quel contributo in più per ottenere un risultato più o meno soddisfacente. Noi su questo quindi saremo sempre sensibili ad ogni tipo di organizzazione come quella di un evento come quello che avete organizzato oggi, e lo dico non per pubblicizzarlo poi in maniera eccessiva, però effettivamente questo momento di incontro che Avis ha organizzato dal 1 al 3 luglio a Sorrento è un momento di incontro che nasce proprio dal primo giorno utile per ritornare a vedersi di presenza con un sistema che è stato ingessato per diversi mesi se non anni, e ritengo che quindi sia veramente utile poter partecipare, perché si rimette di nuovo al centro il sistema dell'economia, della logistica e dell'economia di questo paese. Magari è un momento anche al di là del convegno e del momento di attenzione verso l'interlocutore o il relatore di turno, ma incontrarsi anche nelle more di un caffè piuttosto che in una pausa dei momenti di lavoro attraverso un sistema di relazioni tra sicuramente può essere utile per dare anche una speranza e stimolare e sensibilizzare sempre di più gli operatori a fare e a investire di più in questo paese. Grazie mille. Allora, in questa lunga cavalcata abbiamo parlato di connettività, sicurezza, formazione e sostenibilità. Allora, vorrei fare una domanda a tutti i nostri ospiti che è questa: come declinate nella vostra prospettiva i quattro punti in ordine di importanza in una ipotetica classifica? E partirei dando la parola a Domenico Andreoli. Grazie, bella domanda, insomma, non facilissima, perché questi aspetti sono tutti molto molto importanti e anche collegati tra di loro, fuori da ogni dubbio. La formazione credo comunque resti un pilastro fondamentale e essenziale. La formazione, aggiungerei anche un altro aspetto, la consapevolezza, quindi
non soltanto la formazione, ma la consapevolezza da parte di tutti gli operatori. Ora abbiamo parlato molto degli autisti, quindi un autista che è formato, informato, ma anche consapevole delle caratteristiche del mezzo che utilizza, quindi di come sfruttarlo al meglio, ma anche per sfruttare al meglio le tecnologie di cui abbiamo parlato, e quindi i riflessi di utilizzare al meglio il mezzo di cui si dispone, poi di fatto aumentano fuori da ogni ombra di dubbio la sicurezza piuttosto che la sostenibilità attraverso la connettività. E di conseguenza credo che molto si può fare sotto questo aspetto, partendo proprio da un concetto che la formazione è una formazione continua, quindi non si smette mai di imparare, anzi è proprio attraverso l'apprendimento continuo che si migliora. Quindi dobbiamo sicuramente riorientare, questo i giovani sicuramente ci danno una mano in questo, riorientarci per passare questo messaggio che non si smette mai di imparare, anzi di fatto saremo come uomini abbastanza sotto pressioni dalla sfida delle nuove tecnologie di cui stiamo parlando, perché le nuove tecnologie ci costringeranno, per i meno curiosi, a confrontarsi sempre con momenti di apprendimento e di approfondimento. Questo sarà, a mio avviso, sempre più pressante. Banalmente, domani quando saliremo sulle auto, perché le auto le guidiamo tutti quanti, tutti i giorni, non potremo più esimerci da consultare il libretto, diciamo, di come si gestisce l'auto di oggi. Magari 10 anni fa, banalmente, toccavamo qui e lì e quasi per intuizione sapevamo bene cosa fare. Oggi diventa sempre più, richiede questa attenzione, questa formazione. Noi proprio per questo abbiamo una Track Training Academy che chiaramente forma gli autisti e garantisce quindi a tutti i nostri clienti di avere accesso a questo tipo di formazione, sia una formazione sull'utilizzo del mezzo, sia, come stiamo vedendo nel video che è alle mie spalle, una formazione attraverso una partnership con i centri di guida sicura che abbiamo con ACI Vallelunga. Quindi in questo caso non solo attraverso i nostri sistemi di bordo, che sono chiaramente all'avanguardia, ma diamo anche indicazioni agli autisti su come intervenire in casi di manovre chiaramente di emergenza, che ovvio ci auguriamo sempre che non accadano, però se dovessero accadere l'autista quantomeno almeno una volta ha provato in un luogo sicuro come quello di una pista quale potrebbe essere la reazione. Quindi formazione sicuramente è al centro. Allora Marcello, torno da te per questa ipotetica classifica, tu cosa ne pensi? No, io penso che su questo assolutamente sono anch'io di questa stessa idea, cioè l'idea di essere comunque, metterei forse al primo punto, ancora prima della formazione, la sicurezza, ma noi sul sistema formazione siamo assolutamente d'accordo, cioè oggi come oggi, e lo dico spesso anche molto spesso ai giovani, bisogna essere preparati e bisogna assolutamente studiare e approfondire i temi. Questo è un mondo nuovo, quello della logistica, così come la stiamo vedendo e interpretando noi, è assolutamente un mondo che ha tanta possibilità di accogliere e di far crescere delle nuove figure. Quindi io ritengo che su questo aspetto bisogna spingere, bisogna anche trasferire sempre di più questo messaggio della mobilità sostenibile a tutti i giovani, ma io vedo che spesso vedo spesso da parte loro grande interesse, quindi non sono pessimista rispetto a quanto sta accadendo, anzi al contrario, vedo un bicchiere assolutamente mezzo pieno e sono convinto che su questi temi noi potremo veramente essere sempre più competitivi ed avere sempre l'opportunità di dare idee nuove e di dare al paese quella giusta e corretta impostazione verso un sistema economico che in questo momento vedrà il PIL dei prossimi anni, così dicono gli economisti, addirittura poter avere un rimbalzo pari circa al 5%. Noi abbiamo fatto uno studio con Svimez e con SRM che presenteremo appunto a Sorrento nei prossimi giorni, dove se da un lato vengono fuori dei dati che sono quelli di una perdita del settore del cluster Alice, io mi riferisco ai nostri associati, di circa 2,2 miliardi, è anche vero che dall'altro ci si aspetta un rimbalzo molto positivo che chiaramente porterà
anche attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, un sistema di risorse che sarà sicuramente un'opportunità per tutti e sarà un'opportunità da non perdere e magari da far condividere a tutti gli enti formativi che in questo momento ci guardano, ci osservano e ci seguono nel percorso che stiamo facendo. Bene, rivolgiamo la stessa domanda a Paolo Vivarelli. Sì, diciamo che il primo posto dal mio punto di vista è sempre la sicurezza. La sicurezza non deve mai mancare e deve essere sempre considerata come un investimento. Secondo posto io metterei la sostenibilità, perché è necessaria per preservare il nostro futuro. Però come sappiamo anche per cambiare la sensibilità, portare ad avere una sensibilità maggiore ecologica, ci vogliono anni, quindi devono passare diverse generazioni e quindi spetta in questo caso a noi, a chi può in questo momento fare qualcosa, dare la giusta direzione. La formazione è da sempre un motore dell'evoluzione ed è fondamentale anche per progredire. La connettività sarà sempre di più un valido strumento di cui non potremo più farne in futuro, ma bisognerà, come appunto ha citato anche prima Buffa, bisognerà sempre saperlo usare in maniera adeguata e consapevole. Allora, si sta delineando un po' questa classifica, sì. No? Franco, tu cosa ne pensi? Ma dunque, io dico questo, come la parte connettività, sicurezza e sostenibilità sono fondamentali, ma la formazione è un basic, è un prerequisito, è un minimo sindacale. Non puoi tu arrivare a 30 anni e non saper scrivere o leggere, no? Vi racconto velocemente questi 6 mesi miei. Io mi sto occupando in questo momento molto di formazione, sono presidente di End Forward adesso, abbiamo cambiato nome da business partner End Forward, vuol dire andiamo avanti, no? Perché sempre business partner sembrava una cosa un po' statica. E vi devo dire una cosa, è una società con 10-11 consulenti, quasi 11, ne abbiamo un altro che lo stiamo cooptando con noi, e a 20 anni di lavoro, dal 60-70% con paesi esteri, aziende scandinave, nomi come Atlas Copco, come Sandy, che è 20 anni che tutti gli anni spendono soldi considerando la formazione strategica. Stiamo lavorando adesso su dei business game, per cui non lavoriamo neanche più in sede, non si viaggia più, quindi si lavora paese contro paese con dei team che si scambiano dati, si fa proprio una vera battaglia, e poi il benchmark che vince insegna agli altri, quindi veramente un qualcosa di attività importante. In Italia, quando uno va in un'azienda, compreso anche delle grandi aziende, dice è un costo, no, se devi tagliare una macchina sui utensili per dire, è produttiva, quella non la tagliamo, ma la prima cosa che tagli nelle aziende è la formazione. In un momento di rivoluzione è drammatico, se prima era un problema, adesso è drammatico. Aggiungo ancora 2 cose veloci. Enti pubblici. A me è successo, come mio lavoro precedente, di andare comune di Torino, nei vari comuni, ma non da persone importantissime. CNG, cos'è il CNG, cos'è il particolato? Quando arrivavamo la sera erano felici di aver capito cos'era un veicolo. Parlo di aziende di trasporto. Certo. Ho fatto delle interpellanze alla Camera con politici autorevoli del trasporto quando ero in URAE. Zero. Parlevamo, sembrava di parlare ai muri. E la cosa gravissima, ancora più grave, noi abbiamo fatto io mi sono permesso di fare un focus sulle scuole guida. Noi stiamo parlando, perché qui parliamo di aziende che fanno la formazione seria, no? Gli autisti, si fa delle cose importanti. Ecco, scuola guida, noi abbiamo dovuto prendere e verificare cosa studia chi va a scuola guida, e non è colpa delle autoscuole, è colpa ancora, abbiamo ancora un codice della strada che è 20 anni che stiamo ragionando sul codice della strada, e quindi la gente studia ancora il motore a scoppio con biella e manovella, e gli autisti quando fanno questo CQC lavorano su ste cose. Allora, al di là di tutto, lascio una provocazione, mi dispiace, io voglio essere positivo, sono sempre molto entusiasta, ma quando è che prendiamo mano a questi basic? Perché se la gente quando va a scuola fa scuola su veicoli
del 1922, io ho fatto proprio impropriamente la patente di autista, avevo pure le CQC con grande danno di chi me l'ha data, guai se guidassi un camion farei un disastro, ho fatto la scuola guida su un pullman, quelli con una leva lunga così, quando ci sono già in giro i veicoli automatici. Allora, metto la formazione al primo posto in questa classifica nel nostro paese, perché prima di poter fare l'ingegnere ti fanno studiare 25 anni, prima di fare qualunque cosa 30 anni, dottori, medici 30 anni, un onorevole, un presidente, un professore o gente che lavora in politica o gente che lavora ai trasporti, prendono uno che veniva dalla strada, nel senso buono lo dico, per carità non me ne vogliono male, e a volte hanno in mano delle cose di cui non sanno neanche di che cosa si parla. Ora prego veramente di dire, abbiamo la digitalizzazione, non dobbiamo neanche più spendere soldi, prendiamo sta gente, li mettiamo davanti a un computer, per carità, e cerchiamo di far sì che sappiano di cosa parlano, altrimenti noi, altro che la digitalizzazione, non arriviamo neanche al diesel Euro 2. Allora, Alma, sembra che la formazione stia prendendo quota nell'Hit Parade, cosa ne pensi? Beh, allora, io sono donna e poi parlo del 5G. Quindi ovviamente vado in parallelo e il 5G, essendo disruptive e essendo la quinta generazione, è la prima volta che sopra una rete infrastrutturata si possono andare a creare 256 reti parallele virtuali. Questo per poter dare tutto a tutti insieme. Quindi perché la digitalizzazione? Per poter dare priorità a tutti. Intanto un tema molto importante è il tema che ha aperto il dottor Fenoglio nel primo intervento, che poi ha ripreso sia Alice che anche Iveco, il parco circolante troppo vecchio, che ci vede uniti, cioè il mondo telco e il mondo automotive deve unirsi, come dovrebbero parlarsi di più i due ministeri, MISE e MIT. Perché lato vostro avete un parco circolante troppo vecchio, lato nostro abbiamo delle machine to machine 2G only che funzionano solo sulla rete 2G quando siamo al 5G. Questo permette di non riuscire a digitalizzare e a connettere, quindi di conseguenza non si riesce a dare la sicurezza voluta. E per quanto riguarda la sicurezza, l'ente nazionale americano delle autostrade, quindi del traffico autostradale USA, ha emesso un documento dove dimostra che l'introduzione dei protocolli cellulari nel mondo dell'automotive ridurrebbe immediatamente il 13% degli incidenti. Per fare questo bisogna collegare. Ho sentito molto parlare di guida autonoma, guida assistita, eccetera. Per quello che riguarda guida autonoma o guida assistita, io non sto parlando di strumentazioni di bordo che in questo momento è ottima, efficace, eccetera. Ma l'introduzione del protocollo cellulare, che oggi non c'è all'interno dell'automotive, permette di collegare tutto l'ecosistema e permette non solo di riuscire a fare ciò che la strumentazione di bordo oggi riesce a fare, che sarebbe avere una vista più ampia piuttosto che dei riflessi enormi, ma addirittura ti dà informazioni magari se dietro la curva a 500 metri sta arrivando un veicolo che è in traiettoria d'impatto, piuttosto che se un pedone sta correndo nella direzione d'impatto, roba che ovviamente è possibile solo se riusciremo a collegare, a digitalizzare l'ecosistema, che vuol dire automobili, cellulari, pedoni, ciclisti, e a quel punto avremo la sicurezza. Grazie alla formazione con la realtà aumentata vi ho detto tutto quanto, quindi noi dobbiamo, a mio avviso, lavorare insieme mondo automotive e mondo telco per spingere verso le autorità ad avere degli end of sales. Noi stiamo spingendo almeno dal 2011 che spingo per avere un end of sale del machine to machine 2G only, con il MISE, poi col MIT quando abbiamo parlato del rigetto dell'atto delegato, ma dobbiamo unirci perché l'unione fa la forza. E quindi, così come è stato fatto per i televisori, perché non si può fare un end of sales delle machine to machine 2G only piuttosto che dei carburanti più vecchi e avere a legge di bilancio 2022, cosa che abbiamo chiesto come telco, delle sovvenzioni per il cambio generazionale che riguarda sia i device sia quello che compete più e di più di vostra competenza. Quindi a mio avviso
Sono tanti gli ambiti, e il dottor Fenoglio, ci siamo incontrati nel 2019 in TTS Italia, dove per la prima volta come Astel avevo rappresentato il mondo delle telecomunicazioni per unire il MIT e il MISE. E secondo me, se non lo uniamo, noi non siamo più verticals. Noi fino adesso non ci vedevamo, non ci incontravamo mai. E anche la documentazione o lo vedeva il MISE o lo vedeva il MIT. Quando ci siamo accorti che va visto da entrambi, e ce ne siamo accorti, adesso dobbiamo unirci e cominciare a fare anche delle richieste congiunte. Questo è quello che a mio avviso è importante e darebbe valore aggiunto, sicurezza, formazione e infrastruttura unica, che ha un costo. Allora Alma, hai mosso un po' la classifica a questo punto, quindi passo la parola ad Alessio per il suo parere. Ma non ne farei una questione di classifica e di priorità. Diciamo che sono... Vedo due sistemi sostanzialmente, uno è il sistema formativo e poi l'altro sistema che comprende le altre come dire, dimensioni. Però partirei, dovessi scegliere, partirei comunque dalla formazione, perché in una logica come dire, di integrazione è la formazione che mi consente l'acquisizione di quelle competenze che poi mi consentono di ottenere il massimo dei benefici, il massimo dell'ottimizzazione dalle nuove soluzioni di interconnettività, di digitalizzazione e quindi di arrivare poi ad avere, come dire, il massimo in termini anche di sostenibilità ambientale, sociale, ma anche e soprattutto, ripeto, sostenibilità competitiva, che è quella che secondo me poi alla fine riassume un po' anche le altre due e che consente anche alla lunga di tenere alto il livello di qualità del servizio e dell'attività di trasporto e quindi di tenere alto anche potenzialmente il livello di marginalità delle aziende di trasporto e perché no anche di rendere migliore l'attrattività poi della professione di conducente, che secondo me è uno poi degli obiettivi finali a cui dobbiamo tendere proprio per non solo alzare il livello della competenza, il logistics manager potenziale del futuro, ma anche naturalmente per avere nuove leve e anche per avere un gender balance più equilibrato rispetto a quello che esiste oggi. Allora, Fabrizio, a te l'onore, l'onore di chiudere. Quasi l'ago della bilancia. No? In realtà, sono d'accordo che è difficile fare una classifica perché sono elementi assolutamente altamente interconnessi. Volevo fare soltanto una parentesi ancora da un altro punto di vista sulla formazione. Innanzitutto mi trovo perfettamente d'accordo sul discorso delle autoscuole a cui stavo pensando proprio minuti prima, perché anch'io ho preso la patente dei mezzi pesanti e mi sono reso conto di aver studiato delle cose che poi studiato delle cose, ma anche fatto l'esame con dei mezzi che sono assolutamente inadeguati rispetto a quello che sono i mezzi sulla strada oggi. Quindi ci vuole sicuramente una modernizzazione da quel punto di vista ed è fondamentale. L'altro aspetto sulla formazione è legato al concetto di consapevolezza. Perché oggi stiamo parlando, dal punto di vista di carburanti alternativi, di vettori energetici alternativi, molto di idrogeno, che sarà sicuramente il carburante o comunque il vettore energetico che nel futuro rappresenterà una quota maggioritaria del trasporto. Però non dobbiamo dimenticarci una cosa, oggi ci sono almeno quattro sfide da vincere nel settore dell'idrogeno, prima di poter vedere uno sviluppo di massa. Il primo è quello della disponibilità dell'idrogeno verde, perché se non parliamo di idrogeno verde abbiamo fatto poco dal punto di vista di sostenibilità. Il secondo è quello del prezzo. Oggi unica stazione in Italia a erogare idrogeno eroga a un prezzo di 13,5 euro al chilo. Ora c'è una maggiore efficienza, quindi maggiore resa in termini chilometrici, ma questo fa sì che comunque il costo per 100 km sia assolutamente sproporzionato rispetto a quello che poi oggi è un costo con un diesel di ultima generazione o ancora meglio con un LNG. Il terzo aspetto è quello della creazione delle infrastrutture, anche legato poi alla diffusione dell'idrogeno, perché un veicolo a idrogeno pesante con cui usciremo a brevissimo avrà delle autonomie circa gli 800 km, quindi stiamo parlando di un'autonomia dimezzata rispetto a quella di un veicolo LNG, quindi la frequenza anche delle stazioni di rifornimento dovrà essere maggiore inevitabilmente. E il quarto è quello ovviamente in carico alle aziende costruttrici, ma è legato alle economie di scala, è quello del prezzo di acquisto e quindi l'accessibilità proprio di questi mezzi. Ovviamente ancora non è possibile, con le economie di scala pian piano si lavorerà su questo, ma oggi è una prospettiva di più lungo periodo. Ecco perché
dobbiamo volare alti, sì, per vedere le prospettive future e capire dove indirizzare le risorse, ma non tutte le risorse, perché dobbiamo anche guardare davanti a noi, un po' come quando si guida, dobbiamo guardare avanti, ma anche guardare sotto di noi cosa sta succedendo, perché altrimenti l'incidente è certo. Grazie, stiamo andando un po' lunghi, però io credo che ne sia valsa veramente la pena, perché abbiamo avuto dei contributi, io credo davvero di grandissimo spessore, e ringrazio davvero tutti i nostri ospiti che sono intervenuti. Molto, però molto per tutte queste cose che ci siamo detti è necessaria ora una sintesi, no, di giusto, tutto quanto. Giusto. Allora io chiedo di nuovo, chiamo in causa Francesco Morace, perché tiri un po' le fila di questi tanti argomenti di tanto interesse che abbiamo visto. Francesco. Molto volentieri, io vi ringrazio, ho ascoltato con molta attenzione tutto quello che avete raccontato, e allora mi verrebbe da dire, anche partendo da quest'ultima richiesta, di dare una classifica, no? Poi dalle risposte abbiamo capito che non è possibile, perché senza connettività non c'è sicurezza, senza sicurezza è difficile essere sostenibili, la formazione entra un po' in tutte quante le diverse aree, e allora questo significa intanto che il cambiamento di cui abbiamo parlato è un cambiamento inevitabile, sistemico e pervasivo. E io vorrei proprio velocemente riprendere questi tre concetti, perché secondo me tutti i contributi vanno a convergere su queste tre parole chiave. Allora, inevitabile significa che se un tempo la sostenibilità sembrava una sorta di scelta alternativa, no? Per tanti anni l'abbiamo anche definita energie alternative, visioni alternative che spesso si contrapponevano alla visione industriale o del sistema in quel momento vigente. Oggi non è più così, non è alternativa, è inevitabile. E questo vuol dire che in termini anche di modello economico non possiamo più prescindere, e che le aziende, lo abbiamo ascoltato nelle tante testimonianze, sono in qualche modo costrette a ripartire da questa visione. E guardate che questo è un cambiamento epocale, è un qualcosa che avviene ogni secolo, no? Probabilmente. Quindi questo elemento di inevitabilità io credo che sia molto importante, perché definisce le nuove regole della competizione. Cioè chi per primo si attrezza ad affrontare il tema ha non soltanto una visione di lungo termine, magari più illuminata, ma ha un vantaggio competitivo anche immediato. Qualcuno l'ha detto, il futuro è ormai presente, non stiamo parlando, come si poteva fare negli anni 70, dei limiti dello sviluppo, stiamo parlando di oggi e di quelle che sono le regole del nuovo mercato, quindi inevitabilità. Ed è un po' una trasformazione, io utilizzo sempre questa metafora della metamorfosi, no? Perché quando il bruco diventa farfalla non se ne accorge neanche, e non è che lo può scegliere, non è che può decidere se diventarlo o meno oppure in parte. Nelle metamorfosi le cose avvengono con un loro, diciamo, una loro forza di destino. Ecco, noi siamo destinati a vivere in un mondo in cui la sostenibilità sarà la regola. Ecco, allora da questo punto di vista io credo che ci sia un'accelerazione necessaria. La pandemia in realtà ha aiutato molto in questa direzione. Voi ricordate all'inizio, un anno fa, il grande dibattito quando tutto sarà finito, poi in quel caso si pensavano 2 o 3 mesi, no? La sostenibilità magari non sarà così al centro, perché si cercherà di recuperare diciamo il terreno perduto, e lo faremo con le logiche del modello vecchio. Ecco, questo oggi non è avvenuto, non è possibile, e quindi l'inevitabilità avviene anche in questi termini. La seconda cosa è che è un cambiamento sistemico. Allora, il cambiamento sistemico ci dice, ci insegna che in qualche modo cercare delle priorità, come normalmente facciamo, più importante la sicurezza, più importante la sostenibilità, è sbagliato concettualmente, perché è come, perché alla fine la coperta è sempre troppo corta, perché se la prendi da un lato ti sfugge dall'altro, e quindi la difficoltà sta che dovremmo affrontare insieme tutti questi argomenti, capendo che al centro c'è un cambiamento di paradigma, e che questo cambiamento di paradigma, terza parola, è pervasivo. Pervasivo significa che riguarda tutte le generazioni, tutti i settori, tutti i diversi mondi, il privato, il pubblico, e questo tra l'altro ci dà delle indicazioni sulla formazione. Io comprendo e condivido l'attenzione, il focus sulla formazione,
però attenzione, perché ci può portare anche un po' fuori strada, perché se voi ringiovanite il parco, diciamo, di anche solo di autisti, automaticamente saranno loro a formare voi, cioè questa generazione più digitale di quanto noi siamo, in alcuni casi è molto più avanti di chi vorrebbe formarli. Quindi attenzione a non correre questo rischio. Poi naturalmente alcune cose vanno definite, però il fatto che il cambiamento sia pervasivo può essere anche un grande vantaggio, perché noi ci troviamo formate delle risorse, magari con delle modalità che noi non abbiamo immaginato e che ci aiuteranno ad affrontare questo cambiamento. Quindi io chiuderei dicendo: inevitabile, sistemico e pervasivo. Se noi riusciamo a mettere insieme queste cose, credo che avremo vinto. Io vi ringrazio perché ho imparato tanto e spero, insomma, che questo contributo vi possa essere utile. Grazie a tutti. Grazie, grazie Francesco. Mi piace molto inevitabile, direi che hai centrato proprio l'argomento. A questo punto, Luca, siamo giunti quasi al termine. Siamo giunti al termine e vorrei ringraziare i nostri ospiti in studio e soprattutto i partner di questa iniziativa, che sono Alice, Iveco, Mercedes-Benz Trucks, VDO e ZF. E darei appuntamento alla prossima tappa del Sustainable Tour. Esatto, quindi grazie di cuore anche da parte mia, anche a tutti coloro che ci hanno seguito sulle diverse piattaforme, quella di Ecomondo, quelle dei social di Vado e Torno e Trasportare Oggi. E quindi l'appuntamento per la prossima puntata, la prossima tappa è a settembre. Presso l'Interporto di Bologna, quindi saremo finalmente in tutti presenza, in presenza, tutti in presenza, per l'incontro dal titolo Green and Business, camion e treno viaggiano insieme. Quindi grazie ancora a tutti e stay tuned. Grazie.